Ehi! Ciao Francesco. Ciao Dario! Come Dario stava dicendo quanto sono grande. È vero, perché sei alto, io sono anche basso. Oltre a piccino e con le braccine, io sono anche bassino. stai? Tra l'altro, dicevo prima a Giampiero, Sì. prima ero in cabina di regia a vedere la vostra reaction, adesso poi dopo commentiamo. No, no, una parte, commentiamone una Cioè parte. facciamo la reaction alla Alla reaction. reaction, no, cioè, diciamo parliamo, ne vorrei parlare con te Sì, perché tanto, aspetta, avviso il pubblico. Abbiamo finito di scaricare il DLC di spada, ma stiamo scaricando quello di scudo. 1,8 GB, quindi la grandezza del DLC mi fa ben sperare. 2 giga di DLC sono tanti. Sembra ciccioso. Quindi ci abbiamo messo 10 minuti praticamente di pausa per scaricare spada. Adesso stiamo scaricando scudo. Quindi tra 10 minuti non andiamo più in pausa, quindi cominceremo comunque tra 10 minuti a giocare. Intanto ci facciamo una chiacchierata, dicevi? E no, che sembra l'inizio di un porno io e te qua su questo divano. Ah, la chat la vedi lì. Sì, ma ora non più perché si sta scaricando. Ok. Dicevi? No, e io sono veramente genuinamente soddisfatto dell'annuncio di Snap, non solo perché era uno dei miei spin-off preferiti ai tempi del 64, ma perché. E poi, vabbè, c'è una storia legata anche alle carte fighissima con Pokémon Snap. Alle carte? Sì, le carte Pokémon, praticamente c'era un concorso dove tu Ok. facevi la foto, la E poteva mandavi. diventare un'illustrazione? Praticamente il vincitore che aveva realizzato quella foto lì, le più belle venivano premiate con Ok. una copia del. Anzi, non con una copia, forse una ventina di copie, se non Di erro, quella di carta. quella Ho carta lì. E quindi capito. valgono Tipo un botto l'Illustrator solo. praticamente. Bravissimo, una sorta di premio limitato così. E poi sono contento perché già dalle prime sequenze, tra l'altro, è in fase di sviluppo, quindi può solo migliorare. Ho visto riflessi nell'acqua veramente fighi, Gli shader tramonti. erano veramente fighi, il che mi permetto il commento un po' pungente. Non sembra proprio di Game Freak. Se vuoi lasciarli a me commenti Perché. pungenti, No, non c'ho no, vabbè, ma problemi. ci sta. Cioè, gli shader erano bellini forti. Era tutto molto figo e era mega immersivo. E quando l'ho visto, ho detto: cavolo, il nuovo gioco sarà così. In realtà, no, è uno spin-off non fatto da Da Game Game Freak. Freak. Va bene, però, insomma, allora, non era un gioco, dico graficamente, proprio No, vabbè, eccezionale, ok. Però non te lo aspetti da però Pokémon una veramente roba in bello. Unreal Però Engine 4. ci Sì, stava. sì, sì. E non vedo l'ora, poi soprattutto perché chi ha giocato il vecchio Snap lo sa, per far uscire tutti i Pokémon e completare il Pokédex che c'è all'interno C'erano di vari Snap. trucchi che Sì. dovevi fare, usa la mela di qua, apri il portone, usa la bomba, la fai Sì, esplodere. Poi addirittura ti ricordi c'erano le uova di Moltres, Zapdos e Articuno e una cosa dovevi lì farle assurda. schiudere avvicinando altri Pokémon con le esche, con le mele. Quindi tanto ci sarà anche l'interazione, però ci chiedevamo prima off streaming chi sarà a svilupparlo, dato che Jak and Beans era il primo mini studio. Non so se tu sai la storia di Snap, No, ma la la storia racconto a te e la dello racconto sviluppo anche no. al pubblico, anche se l'abbiamo già raccontata credo in un video su YouTube, ma insomma magari non tutti l'hanno visto. Praticamente prima Pokémon Snap andava, cioè stava venendo sviluppato da Jak and Beans, che in realtà è uno studio che prima aveva probabilmente un altro nome. Perché il gioco sul quale stavano lavorando era Jak and Beans, cioè Bogard. la storia della pianta di fagioli Sì. Jak gigante che porta dal gigante che sta. è il Cioè, fagiolo Ucci, magico. Ucci, Ucci, 102 di Cristianucci, quello lì. Solo che questo gioco, secondo Satoru Iwata, mancava, peccava di identità. Non riuscivano a capire esattamente perché la gente si sarebbe dovuta comprare quel gioco. Gioco che probabilmente sarebbe stato un rail shooter, quindi alla House of the Dead, Ok. un rail shooter. Dopodiché hanno detto, ma sai che in questi anni ci sta andando di bomba una cosa, Pokémon. Perché non facciamo che i Pokémon sono i personaggi di questo gioco che state sviluppando? Inizialmente a loro non era piaciuta l'idea, hanno detto, ma come, ma noi abbiamo lavorato a questa cosa del fagiolo magico, volevamo fare una cosa con i giganti. No, e alla fine hanno dovuto però accettare perché hanno visto insomma che Pokémon sarebbe stato un trampolino di lancio molto molto importante, hanno riconvertito tutti i personaggi in Pokémon e il rail shooter, quindi lo sparatutto, è divenuto una macchina fotografica. La pistola adesso non è più una pistola ma è una macchina fotografica, ma se tu ci pensi l'impostazione di Snap è quella di House of the Dead. Cammina il Sì, rail da solo e tu spara devi tutto sul sparare. binario invece di sparare Pokémon ovviamente di fagioli. Esatto. E se il primo gioco originale, cioè Jak e il fagiolo magico, fosse stato uno spoiler per la teoria dei giganti di Lo sai, fagioli? l'hanno detto tutti. Sì, Non sei il primo a fare. l'hanno detto tutti. Ah, cazzo, ma pensavo di fare una battuta originale, tutta la merda, L'hanno detto vabbè. tutti, Non ovviamente. importa. E no, quello che dicevo io è, essendo che Al Laboratories ora non esiste più, Ok. e Sora Limited è la nuova azienda di Sakurai.
Dall'altra parte abbiamo Jack and Vince, che non penso esista più nello stesso... si mette pure la chat se almeno leggiamo. Jack and Vince non esiste più, o almeno non credo, e quindi mi chiedo a chi l'abbiano affidato. Chissà, magari a Sakurai, mi piace sognare. A Sakurai, ma... Boh, chi lo sa, bah, non lo so. Alla fine i bambini piccoli di Pokémon all'epoca li faceva tutti Sakurai, anche Stadium era della HAL. Sì, quindi sì, sì, boh, a me piace sognare, te lo immagini? Sakurai, vabbè, alla fine... Ce li mette tutti Sakurai. Il problema è che sta ora è dietro ai nuovi, credo sia dietro ai nuovi DLC. Immagino anch'io. Non credo possa fare una roba del genere. Poi non si sa bene ancora quando uscirà, insomma, quindi vabbè, vediamo, io sono contento. Leggiamo qui Bandai Namco. Leggiamo dalla chat Bandai Namco. C'era un logo di Bandai Namco dentro. Io non l'ho visto. Neanche io, però mi faccio aiutare volentieri dalla chat. Sì, sì, anch'io, eh. Quindi c'era Bandai Namco. Secondo me è qualcuno che spera che sia della Bandai Namco, non lo so. Non so. Anche Ranger, effettivamente, io speravo più Ranger di Snap, perché... Però Ranger c'aveva la stylus la Switch, sì. Nonostante abbia un capacitivo a 10 dita, non viene quasi mai utilizzato. L'unico titolo che ha utilizzato praticamente in maniera forte il touchscreen ad oggi è The World Ends With You. Ok. Però in assenza di un pennino, quindi di fatto in assenza... Ok, confermato Bandai Namco. Confermato Bandai Namco. Beh, Bandai Namco vuol dire tutto e vuol dire niente. È vero, che a volte spara delle bombe allucinanti, a volte... E Bandai Namco abbiamo i giochi anime fighter, che sono sempre abbastanza comunque raffazzonati, se ci pensi, no? Pensa a un One Punch Man, pensa a un My Heroes One's Justice, però Bandai Namco è anche... cioè il publisher di Cyberpunk, anche se non lo sviluppatore ovviamente, perché CD Projekt, insomma, quindi Bandai Namco vuol dire davvero tutto e niente, cioè è sicuramente uno studio grosso, e sono contento tra l'altro che Pokémon ritorni a Bandai Namco dopo Pokken. Hanno fatto un bel lavorone con Pokken, quindi ora penso al passato, penso a Pokken. Io sogno un Ranger di Monolith. Vabbè, io sogno tutto di Monolith. Per me io, ecco, sogno i nuovi titoli principali di Monolith. La nona generazione di Monolith dura 80 ore di campagna principale, altre 900 di post game. 47... Spazi infiniti, spazi... campagne, monti, fabbriche, bellissime. Poi ci svegliamo tutti sudati. Sì, esatto. Senza un rene. Come ricordi Charlie di Unicorn. Con il, come si chiama la canzone di Alessio Letese, nello specchio, scritto sullo specchio, benvenuto sì, nell'Ice. Sì, esattamente. Però ecco, ora invece ci stiamo preparando per il DLC. Intanto io vedo, ragazzi, tante sub. Chiara dice che avete quasi finito il download. Abbiamo quasi finito il download, ok, perfetto. Beh, tanto ora, insomma, ci vedrete, saremo a giocare il DLC in doppio gameplay. Abbiamo una squadra al 100 e una squadra non. Perché io, quando ho fatto l'anteprima, non so se lo sapevi, ho curato l'anteprima per Every Eye del DLC. Ho visto la prima mezz'ora. Sì, sì, sì. La prima mezz'ora per me non è in blind, ma ragazzi, c'è poco nella prima mezz'ora. E ho visto che una squadra con un Pokémon al 70 aveva degli avversari al 60. Allora ho chiesto ai ragazzi di Pokémon Company: ragazzi, che succede se siamo al 100? Perché ho detto, tante persone, sai, l'hanno comprato a novembre, a giugno, e sono arrivati al 2000, e quindi mi aspetto che ci sia anche uno scaling per i Pokémon al 100. Vedremo, voglio scoprire cosa succede se tu ci arrivi con una squadra al 100. Anche perché sembra essere un DLC che non verterà tantissimo sul fattore esplorativo, e quindi al contempo io penso che se non verte molto sul fattore esplorativo Si combatte diritto. E devo dirlo, anche la presentazione di Pokémon Company, loro ci hanno fatto vedere delle slide tipo con PowerPoint, e ci hanno fatto vedere proprio che mentre il DLC di novembre sarà il tema principale dell'esplorazione, questo qui sarà il tema del combattimento. Addirittura c'era un sottotitolo dove dicevano tra alcuni degli allenatori più forti che tu abbia mai visto a Galar. Quindi in teoria insomma, dovrebbe essere un DLC competitivamente intenso. A tal proposito, ecco, quindi, che secondo me, per chi ha già i Pokémon al 100, bisognerà fare qualcosa, altrimenti se no Ari qualsiasi cioè, capito, se no arrivi, spari e fai casinissimo. Quindi vedremo, manca pochissimo a scoprire le statistiche base di Urshifu, a scoprire se sarà meglio quello pluricolpo o quello single colpo. A te quale gara di più? Bene o male, nessun dei due, nel senso che... mi piacciono parecchio. Il concept non ti è piaciuto? No, sì, ma mi piace, solo che non so scegliere tra le due versioni, perché lo sai, competitivo so zero, per fortuna. Ma esteticamente? Esteticamente forse quello col più ricolpo. Ok, secondo me è anche quello più forte competitivamente. Ok. Per via del typing, è acqua lotta, è un bel tipo, è quello di Keldeo. Sì. Ah, boia, ok. Quello di Keldeo, okay. È un bel typing, e ha anche questa mossa, praticamente loro hanno due mosse, una è il single colpo e l'altra è pluricolpo. La prima itta e critta,
Tutte e due, tutti e due Pokémon con l'abilità spaccano le protezioni, che è un'abilità sbroccatissima. In più, la single colpo critta con un unico grande colpo, invece la pluricolpo hitta con 3 hit. È tipo Aqualame, ma fa sempre 3 hit e sempre 3 crit. Quindi io mi aspetto che questi 3 hit siano comunque minori di base power di quella da 1, sennò quella da 1 fa schifo. Perché già hittare 3 volte è più forte di una, perché immagina che se uno c'ha il fuoco al nastro, quello è lo strumento che ti fa rimanere a un PS, con il multi hit... Ti rimani a un PS e ti tiro il secondo alzo. Nonostante un sapere competitivo, credo di aver seguito. Credo di aver capito. E invece, dall'altra parte, io mi aspetto che il single colpo abbia invece un po' di base power in più, oltre che il crit. E quindi che faccia proprio più male, abbia più raw power. Quindi, insomma, scopriremo a breve come. Capiamo. Come sai, io vedo intanto che la regia sta preparando le Switch, quindi secondo me ci siamo, stiamo per... E le chiedo anche in regia il Pro Controller, perché altrimenti i miei Joy-Con driftano e automaticamente finisco la Landa Corona. L'ho notato perché ti mancava spazio e dovevo semplicemente archiviare qualcosa e ci ho messo 3 minuti per selezionare Mario Kart nell'archiviazione. Quindi abbiamo annunciato in diretta che abbiamo sacrificato Mario Kart. Abbiamo archiviato Mario Kart ufficiale. Cosa oggettivo. Che ti dico è un sacrilegio e probabilmente mi toglieranno la partnership, perché Nintendo Italia durante le pause pranzo gioca solo a Mario Kart. Boia. Quindi noi... Vabbè, te sei fuori dal torneo. Sono fuori proprio dal cerchio dell'amicizia in questo momento. Penso. Basta, finito tutto. Ragazzi, ci siamo quasi, stiamo per partire con il doppio gameplay dell'Isola dell'Armatura. Non sappiamo quanto dura, noi abbiamo messo uno slot orario di 4 ore, ma francamente non so se le riempiremo tutte, di meno, di più. Dipende anche tanto dal nostro playstyle. Tu lo sai, io sono anche molto collezionista in Pokémon, quindi... Cercherò di catturare praticamente ogni Pokémon che viene fuori, che non ho. Bravo. Ok, anche se becco la pre-evoluzione. Sì, chiaro, bravo. Capito? Sì, cioè, posso di averne 2-3 in squadra, cioè nel box di tutta quanta la linea evolutiva. E poi, una volta finito il gioco principale, andremo a capire competitivamente cosa fare. Dario sarà qui per tutta la durata del gameplay, poi insomma lo lasceremo rilassare. Dario sa che può stare quanto vuole, però il suo slot è quello del gameplay. Poi dopo sarai tu a vedere e a percepire, tanto so che ci raggiunge anche il Fossa dopo. Sì, ci raggiunge il Fossa che mi introdurrà nel fantastico, cioè non è fantastico, però nel mondo dell'alcol milanese. Attenzione, il caffè milanese. Sì, il caffè milanese, io non consumo alcolici. E mi raccomando, bambini, non fate la casa. Io dico semplicemente che vediamo se Fossa mi preleva e mi porta. Ecco, probabilmente scopriremo. Sì, tra vedrò poco. Anche gente bannata da Twitch. Insomma, cercherò di vedere. Ah, vedrai delle persone che non sono che qui. Che sono state bannate da tempo su Twitch. Noi sì, al solito alziamo le mani. Ci dissociamo da tutti i bambini. Facciamo del dissocio. Sì, sì. Ragazzi, Sdrumox. No, ovviamente questa. Non ho capito niente. DLC di Spada e Scudo. Io con chi sarò in squadra? Ma non c'è una vera e propria squadra. Però tu che cosa devi? Spada o Scudo? Scudo. Allora ti direi che ci metti dal lato del divano di Chiara. Perché siete il lato Scudo. Okay. Io mi prendo uno spadereccio. Quindi dalla regia verrà uno spadereccio qui accanto a me. Okay. E cominceremo a capire. Ma voi avete quindi. Credo che Scudo, non mi ricordo più. Io Spada. E Zasian e Zamasen. Ragazzi, voi vi ricordate che cosa avevo? Fatemelo sapere. Vabbè, figurati, ho chiesto l'hashtag. Vabbè, fatemi sapere, perché non mi ricordo affatto se avevo spada o scudo. No, forse avevo spada, avevo Sif. Ok. Io comunque, ragazzi, chiamo a questo punto, perché vedo questo dalla regia, quindi immagino che stia succedendo questo. Un minutino di pausa, così ficchiamo tutte quante le Switch al loro posto. Ficchiamo. Andiamo a prendere i Joy-Con in mano, 60 secondi e siamo dritti verso l'isola solitaria dell'armatura. A trappè.
Madonna, lui come sta sul cazzo? Non lo vedono ancora. Ciao ragazzi e ben ritrovati. Finalmente. Però sono fuori. Fra sei fuori? No, sei dentro. Ragazzi, andiamo più qua, non c'è problema. Ragazzi, benvenuti al doppio gameplay di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, DLC dell'Isola Solitaria dell'Armatura. Adesso con il potere di uno schiocco di dita io vi farò vedere entrambi i gameplay in 3, 2, 1... Guardate, guardate la potenza! La potenza! Allora, un applauso ai miei pollici, in realtà no, perché il pollice è meglio, non sono pollici insieme, è impossibile schioccarli. Quindi, stavolta tra l'altro lagless, perché abbiamo due schede di cattura separate, diverse, okay. Quindi vedrete entrambi i gameplay al massimo del loro splendore. Se ci sei, io direi di premere A e di mettere qui un bel full screen del gameplay di Scudo. Stavo controllando se posso farlo io. Vabbè, è uguale. Io, è partito il nero del... Del gioco. Penso che sia il riavviarsi del sì, del filmatino. Ma io sì. premo A, ragazzi. Nel dubbio. Vediamo. Ah no, però adesso rivediamo. Non vediamo più il gameplay. Ora sì. Ok, ora lo vediamo. Perfetto. Allora, raggiungere l'isola dell'armatura. Hai ottenuto il pass. Se lo mostri al personale della stazione di Brasbury, puoi raggiungere l'isola dell'armatura. Lanciati in una nuova avventura ricca di sedie che devo spostare. Perché c'è Sigma che dorme. Ecco. Allora, aspetta. Se no, se vuoi te la sposto ancora. Ci siamo, ce l'abbiamo qui il full screen? Aspetta un attimo. Ah, non sono sicura di riuscire a farlo dalle pad, quindi non mi... Ok. Allora, stazione di Brasbury, potrai raggiungere l'isola dell'armatura. Lanciati in una nuova avventura ricca di Pokémon rari da catturare e con cui crescere. Quindi rari. Dobbiamo andare. Ah, ok, ottieni il pass armatura in automatico. Dal cielo! Lo Spirito Santo ti dà pass armatura, vabbè. Perfetto, lo otteniamo. Un pass necessario per raggiungere l'isola dell'armatura. Mostralo al personale della stazione di Brasbury. Ok, allora. Io vi faccio vedere la mia squadra intanto. Io ho questa squadra qua. È competitivo. Qua. Sì, è competitiva la mia squadra. Vabbè, io ci vado super armato. L'isola dell'armatura ci dobbiamo andare. No, poi sono. Mi piacciono tutti all'incirca. Allora, abbiamo i tre starter. Sono tre starter con la Hidden Ability. Quindi abbiamo Rillaboom, Assault Vest. Questi tre set li abbiamo fatti con dei Cogneta, tra l'altro, che avremmo chiamato. Ah, Ghedini hai preso anche. Chi? Ghedini, Intel. Ah, okay. L'avvocato di Berlusconi, uguale. Allora, abbiamo Rillaboom, Assault Vest. Inteleon, Scope Lens per fare i crittoni con Focus Energy. Cinderace, Life Orb con Ally Switch, ragazzi. Dall'altra parte, Corviknight, Tailwinder, Toxtricity che fa male e Grimmsnarl perché è Grimmsnarl. Toxtricity perché fa male. Sì. Intelion è il contabile di Gomorra. E il coso è, com'è che si chiama? Gegè. Il dizionario, no? Gegè. Vocabolario è un altro, no? Gegè, il contabile. Vabbè, avremo salvato ma di, il nome completo qual era? Non me lo ricordo. Gegè è l'abbreviazione. Vabbè, invece la squadra di Chiara è Giorno Giovanni. Bellissimo. Che si chiama così semplicemente perché GI non c'entrava, quindi ho dovuto cedere a questa scrittura. No, meglio la sua, cioè però... la farfalla. Poi Priscilla, Corvina, che è tremendo, proprio da sotto Priscilla. Ma perché? Perché Priscilla Corvonero. Ah, ok. No, perché io durante il gameplay, ti devo spiegare che durante il gameplay principale io invece ho chiesto di chiamare tutti i Pokémon, di soprannominarli con nomi propri di persona, quindi ho scelto tipo il box che c'ha Paolo, Luigi, bellissimo, Carlo. Mi piace anche così. Poi c'è Earthbound che è bello, che ci sta, è perfetto per lui perché è un cazzo. A lui di mi piace tantissimo, è veramente molto bello. Poi sì. Milo Sguardo, che è il nostro Appletune, che è un gioco di parole su Malo Sguardo. Beh, sì, questo è uno dei miei Pokémon preferiti. Sì, assolutamente. Trosmot, bellissimo. È il mio preferito. E poi abbiamo la Tokyo Sky 3, perché in Gigamax è vero, ci sta, ci in sta. Gigamax è la Tokyo Sky 3. Beh, direi che ci siamo, abbiamo visto le squadre. Beh, lei c'ha la torre, te c'hai Eren. È vero. Ci sta. Bene, voliamo a Brasbury, ragazzi. Voliamo a Brasbury. Sono curioso, ma anche terribilmente preoccupato. Vediamo. Sì. Tu però mi devi dare del tempo, io non apro questo gioco da un po'. Brasbury è la prima città. Anch'io, guarda, uguale, quindi... Giù. Ma io i nomi però non li ho mai saputi neanche prima. Com'era questa? Vai, Brasbury. È la prima città. No, cos'era? Le scene vecchie che si parlano. No, è che durante il nostro gameplay li abbiamo chiamate tutti con nomi italiani. Ci sta. Se non mi ricordo male, bisogna stare un po' più indietro perché sennò non siamo fuochini.
Ok, allora, stazione? Alla stazione, sì, che è qui sotto. Ah, lui tra l'altro è lì dall'inizio del gioco, non si è mai spostato. Il tizio, sì, sì, sì. Protegge la bottega. Ma rimarrà lì per sempre, secondo me, lo dico. Allora, entriamo alla station. Sparito. Vai. E penso di dover parlare con il signore. Beh, sì. Ah, quello è un passo armatura. Allora puoi viaggiare fino all'isola dell'armatura. Dove desideri recarti oggi? Forse è l'isola dell'armatura. C'è calabrese, c'è tra l'altro sentito dall'accento. Ok. Siamo invertiti. Che cosa significa? Che a destra c'è spada, a sinistra c'è scudo. Ah, quindi dovremmo invertire le squadre. Ah. Cioè, tipo io ok. Da qua si vede? Cosa si vede? Il tuo schermo. Sì, ok. Allora, poi, ragazzi, cambio di posti. Alla Switch! Alla Switch! Mio, mio. Okay. Ma tanto, cioè, guarda, puoi fare come hai fatto con il tuo, perché è scarico. Vai. A posto. Allora, guarda, ci vedo anche meglio. Allora, ci dovevi venire di qui. Ah, perché siamo tutti divisi in squadra, ok. Capito, è che non corrispondono okay. Gli schermi. Qualcosa mi dice che è la prima volta che visiti l'isola dell'armatura. Ok, questa parte l'ho già vista, ci aggiornerà il Pokédex. Io sono qui per studiare i Pokémon nel loro ambiente naturale. Voglio farti un regalo per permetterti di registrare i Pokémon di quest'isola. Te lo vorrei permettere. Quindi aggiornerai il nostro Pokédex. Secondo che me però comunque non diventa non... Ok. Dobbiamo andare più in qua. Aggiornamento in corso. Che comunque però non diventa nazionale. Si aggiorna e basta, aggiungono delle robe. Sarà il Pokédex di Galar uguale. Ora lo guardiamo tanto. Allora possiamo vederlo tra l'altro, sì, perché non lo sapevamo visto. E immaginavamo che classe, funzionasse sì, come in settima gen con il Pokédex diviso per isole. Quello di Alola aveva i Pokédex apriamolo regionali subito. Magari c'è il Pokédex dell'isola armatura. No, guarda, c'è il Pokédex dell'armatura. Ah, hai visto, peccato. Vabbè. Del quale ho già catturato 102 Pokémon e visti 103 perché si vede ci che ci sono dei Pokémon okay. Ricorrenti. Okay. Tipo, ora, da qui, però ce li spoileriamo così. Sì, no, leva. C'è lì, cioè, sappiamo quali ci sono. Hai ragione. Qui c'è già un Remoraid, se vuoi un attimo. Ok. Sì. Non so dove sia, forse nel bagno. Che succede? Attenzione, un attimo di... Che vuole Franco? Avevo in programma di entrare a far parte del dojo di quest'isola a partire da oggi. Ma c'è una persona stramba. Ah, ok, l'ho visto anche questo. Davanti alla stazione che traccia. Ma è possibile che nel mondo Pokémon tutti si divertano a intracciare il passato? Agli altri. Che palle! Ok, allora. Ah, questo è lo sbando di questo. Prego, leggi prima tu. Sei tu, vero? La viaggiatrice che mi hanno incaricato di venire a prendere. Eccoti! Uno può andare a giro così. Dai, sono bellissime. Sei arrivata secondo l'orario concordato, un atteggiamento ammirevole. Sei arrivato in perfetto orario, sei giovane ma hai la testa sulle spalle. Per caso abbiamo già avuto il piacere di incontrarci? Ma non ci siamo già visti da qualche parte, sì, a gennaio. Ma chi se ne frega? Non sono poi così diverso da uno Slowpoke con amnesia. Il tuo è molto gentile. È il mio, è un damerino. Cioè, lo sbando e la waifu dall'altra parte. Sì, esatto. Si chiama Forfora, la nostra cuore. Segui gli insegnamenti del dojo. Ah, ok, quindi sono tutte e due legate al dojo, sì. Che poi andrai a... Ok. Ok, quindi hanno più esperienza di noi, ma si stavano allenando nel dojo. Hai visto figo che c'ha la spilla o la medaglia? Sì. Con i cucchiaini incrociati. Perché lui è psico. Sì, no, infatti gli girano le palle invece... con il cappello. Noi invece abbiamo Dustox. Ma quel Dustox non l'ho detto. Ah sì, no, quello di Dustox era un... Ho visto una foto di un Dustox. No, sì. Ah no, Galar dici? No, sì. Non credo. No, non penso. Cioè, è semplicemente un Dustox. Dai, sto parlando del Dojo Master. Ah, ho già risposto io, okay. Dai, sto parlando del Dojo Master. Da oggi ci studierai anche tu, no? Io non so niente, nessuno sa niente per me. Mi stai prendendo in giro? Me che sono così carina e perfetta? E intanto lui, che sorprendente incapacità di comprendere, peggio di un Wulu smarrito, guara che classe. Ok, quindi sono comunque sono tutti e due odiosissimi. Cattivissimi, sì. Allora, per prima cosa vediamo come te la cavi nelle lotte. Non mi resta che mostrarle come funzionano le cose. Guarda. Qui, da persona elegant quale sono. Ok. Va bene. Una domanda tecnica, perché Chiara si è fatta uguale a lei e te sembri un idol? Perché io sono dentro un idol. Ok. Ok? Benissimo. Benissimo, ti aspetto fuori, quando sei pronto fatti vivo. Va bene. C'è qualcos'altro da fare. Ora gli faccio vedere io. Mostrerò questa novellina a chi di noi due vale di più. Ok, quindi adesso entrambi le teste di cazzo. Oh, wow, io sono i capelli bianchi. Che dice lui? Ah no, io scusami, sono già uscito. Va bene. Penso sia un vendor comunque. Però adesso fammi dell'immensità delle terre sgrodole. Sgrodole, dell'isola sgrodola. Guarda che belli, guarda che abbondanza. Però belli i Slowpoke di Gala, sono troppo belli, mi garbano troppo. Allora, è la prima volta che vieni sull'isola d'armatura? Beh sì, non si poteva fino a 20 minuti fa. Scommetto che non vedi l'ora di dare un'occhiata in giro, ma per prima cosa...
lottiamo. Io direi che posso leggere solo la mia. Ma sì, ma leggo, sì, la sì, posso va, leggere. Va bene, va bene. In quanto seguace del Dojo Master più esperta, voglio vedere quanto sei forte. Ma tu guarda, ragazzi, piano, che l'ho fatto eh? Incrociato così è veramente figo. È vero? Sì, 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 gamba. Okay. Poi siete quasi. Ragazzi, è il momento della verità. Io c'ho il Pokémon al 100. Lei ha fatto, quindi devo andare extrisi. Ma di quello mi girano le palle ora? Sì, sì. Che cazzato proprio. Vediamo qualche che livello ce li ha. Adesso ne ha due. Avrà 100. Ragazzi, Bonnie. È una lotta solo per conoscerci in tranquillità, quindi ti batterò in tutta tranquillità. No, è a 58. No, non scala questo. Diari. No, devo cambiare squadra, ma questa scelta non la capisco. Ma poi ne ha due. No, ma più che altro è a 58, mi hanno detto che scalava. Lei è messo vabbè, un po' meglio perché c'ha Pokémon normali, c'ha il 66. E allora gli fa bruciapelo, ma lo sdrumolo, lo disintegro. Lo bruciapelo, ma davvero. A te piace Scorpione? Sai che mi piace tantissimo? A me piace. Ah, ma io ho disattivato le animazioni. Cioè, no, ti dici Cinderace. Ah, sì, sì, è vero, vero, vero. Vabbè, le riattiviamo. Sì, Cinderace, Cinderace. Cosa mi hai messa con le spalle al muro? Ci deve essere un errore. E dentro a Slowpoke. Ok. Sarò come quando devo andare l'avventura con un Pokémon. No, vabbè, ma ora cambio squadra. Anche la Giga Maxi. Che io c'ero arrivato a Pipiritto, ragazzi. Pensavo ci fosse. Se ci fosse lo scaling, così mi ha. Addirittura ieri avevo controllato una giornalista che aveva fatto appositamente la domanda su ma i Pokémon al 100 scalano? Sì. E la risposta era sì. Ok. Con il prossimo Pokémon ti schiaccerò, ma non ne ho più. Non lo so, forse i prossimi combattimenti scalano. Non lo so, io per ora non rischio e vado più indietro. Diciamo che boh. No, gli ha perso le palle. Sì. Ha perso le palle. Sì, gli sono cadute le palle. Gli sono cadute le palle, ok. Cosa è uno scherzo, vero? E lui dice, ah, lei è incazzata, lui è... Lui è un po' zumbo. Ah, no. No, lui mantiene il contegno. Questo tipo è pazzesco. Anzi, ah, lui fa tutti i giochi di parole con i nomi Pokémon. Che ormai sfigato. Ormai si è capito questa cosa qua. Che sfigato. Mega cringe, che cringe. Che raggiro ha usato. Tutti questi osi lì, sì, è tipo... Sei un tipo così... È un Pardini, è un Maria Nazionale. Se un tipo così si presenta al dojo, la mia forza verrà eclissata. Vorrei schiacciarlo, ma mi hanno chiesto di dargli il benvenuto. Ma poi c'ha la valigia d'oro sul groppone. Sì, io sono mega flex, sono swag. Boy. Non ho fatto sul serio, sai, ma ammetto che ci sai fare. Però il nostro è un dojo prestigioso, dove si è allenato anche il campione Dandel, sai? Dato il tuo livello faresti troppa fatica, non credi? Quindi che ne dici di farti un giretto e poi tornartene a casa senza neanche passare dal Dojo Master che si trova laggiù? Beh, no. Vai lì. Non andare proprio lì. Va bene. Ti dà un regalino. In cambio, se ci dà un regalo, ci darà la tessera per cambiarci la pettinatura. Ma tanto dopo prendi il codino io, quindi sono a posto così. Andiamo a tagliarci i capelli. No, ora no. Dopo. Dopo. Una tessera che ampia la scelta avessi di acconciature. Se la mostri in un negozio di vestiti o un parrucchiere, avrai una scelta più vasta. È la cosa per cui sono più in hype. Ah, cioè, quindi perché non puoi avere il look come Rose. Pettinature e look, ci sono anche quelli dei cattivi delle vecchie generazioni di questa. Vero, che puoi fare i capelli. C'è anche la pettinatura di Rose. Anche delle vecchie generazioni, se non sbaglio, c'erano anche gli occhiali di quelli detti in flare, quelli ricordati sì, tipo ciclope. Sì, no. Se non sbaglio c'è un botto di roba di questo tipo. Cioè, quindi tipo fa capelli alla Giovanni. Non mi ricordo se c'è Giovanni, ma per esempio ci dovrebbe essere anche il visore di Gekis, se non mi ricordo male. Ok, voglio. Mi pare. Sì, sì, lo scouter praticamente. Sì. Addio per sempre. Allora, ragazzi, fatemi un attimo. Ma ciao! Ganzo. Ok, quindi sono MMORPG anche le terre selvagge. C'è anche il. È figa sta cosa. Allora aspetta un secondo. Datevi un ciuccione. Ve lo potete dare un ciuccione? Non so, posso abbassarmi o sì? Sì, una specie. Sì, sì. Ecco, da un bacino. Ok. Allora sì, mettiamo l'animazione. Attraverso. Mettiamo l'animazione, ragazzi. Assolutamente. E aspetta che recupero il telefono. Vai. Così almeno leggiamo anche la chat. Perché io sono dipendente dalla chat. Vabbè, ma anche io, solo che sai, con questa impostazione. Allora, ragazzi, battle ready, non li tocchiamo. Andiamo a vedere un po' cosa abbiamo nei nostri box sfigatini. Perché... Tutti vuoti. No, è perché sono di là. Allora, intanto fammi rimettere a posto questi. Perché allora li useremo dopo quando dovremo gigamaxarli. Scusa, puoi premere Y. Premi Y. Adesso sposta. E che mi cambia? Che sei non sicuro? Devi fare seleziona sposta. Ah, ok. Sei sicuro te di non voler provare un altro combattimento per vedere se scala? Allora, mi tengo Rillaboom, che è Goku Super Saiyan 3. Perché secondo me quello scriptato è qui dietro, facile, okay? Che l'abbiamo può essere, così. Può essere. Io mi tengo Rillaboom dietro, ok? Così almeno scala al massimo dello scalaggio, perché c'ho un Pokémon al 100 dietro. E poi mi prenderò qualche gigamaxina catturata. Quindi mi porto dietro Duraludon. Mi porto dietro tutte le Gigamax che mi sono fatto. Garbodor. Garbodor, vabbè.
si fa Garbodor, Flapple che è ignorante a bestia, Colossal che... Kingler alla barba, prendi lui. Ok, Kingler con la barba e Rillaboom al centro, lo teniamo qui però dietro. Davanti mettiamo Flapple, che è proprio necessario mettere Garbodor in squadra. Sì, sì, necessario. È il suo Pokémon preferito. È bello Garbodor. Ok. Ok. Ragazzi, c'è un Jigglypuff. Però io sto facendo una piroetta e tu non la vedi. Ok, scusami, scusami, adesso cioè, veramente fa no, nel piroetto suo, nel ah, non la vedo, ok. Non è vero, non si vedono, non sono multiplayer le piroette. No. Vabbè, allora, possiamo scegliere se andare verso il dojo. Ovviamente andiamo dall'altra parte. O se andiamo dall'altra parte. Sì, dall'altra parte. Però prima c'è uno slow. Oh, c'è un oggetto, vediamo cosa c'è. Un ramo Galarnoce, vediamo subito cosa fa. Un ramo Galarnoce viene usato per realizzare accessori per un certo Pokémon. Quindi teoria confermata che non è lo strumento evolutivo il ramo Galarnoce. No, se la fascia invece lo è. Secondo me è una roba per Slowpoke perché lui è ghiotto di Galarnoce. Sicuro, sicuro. Ok. Però siccome si sapeva che ci sarebbe stato sia il ramo che la fascia, naturalmente tutti pensavano che fossero i due strumenti per avere le due evoluzioni di Slowpoke. Figo. Però questa è improbabile che serva per avere Slowpoke. Ma io, perché, cioè, sì, anche perché nel sito c'è scritto che serve proprio la roccia di re, quindi boh, non lo so. Secondo me con Drago Pulsar non lo ammazzo. Io lo voglio catturare uno al 60 perché così è più vicino al 100 e quando dobbiamo fare Slowpoke di Galar non morire. Di... Ok, posto. Io sono curioso di Slowking di Galar. Non ci sarà qui. Ma ce l'ho troppo. No, sarà nel prossimo, a novembre. Ah, cazzo, volevo vederlo. Io tiro una bollina, ragazzi, se siete d'accordo, ma anche se non siete d'accordo. Una ultra bollina tattica. Cattura critica, cattura critica! Abbiamo già visto cosa fa la mossa di Slowpoke di Galar, possiamo dirlo? Certo, spoiler. dillo, spoiler. E tipo è fotografica. Figata. Ma no, ma lo sapevamo già, lo si sapeva già. Ah, ok. Che figata di Pokémon, guardate tutti. Sì, è bellissimo. Fatto, cioè, tipo il set shading intorno, di un'aura malvagio, troppo bello. Cosa voglio fare con Slowpoke? Me lo attualizzi direttamente in ultra, vuole mostra l'info di Slowpoke. Di cattiveria. Abbiamo peccato con una natura di merda. Pioggia danza, Psica Misu, il pulse e psichico. Si può sentire il verso per sentire se è diverso? Allora aspetta. Vediamo se ora. Perché non l'ho sentito. Aspetta, stiamo zitti. Mi sembra uguale. Mi sembra forse un po' più basso. Sì. L'ha preso. Anche te hai fatto critica. Anche te hai fatto cattura critica. Scriptato. Scriptatissimo. Allora, o facciamo surf. Però no, io non vorrei fare surf adesso. Guarda Wailord. Bello. Ah sì, che è famoso perché finalmente gli hanno dato le dimensioni che ha. Sì. Però tra l'altro, questo David Cognetta dice: secondo me Slowking di Galar. La David Cognetta è grandissimo, vai. C'è anche sul mio canale molto spesso. Okay. Di Galar si fonde con la roccia stessa, ecco perché ha la testa deforme. A parte che non si sa se è così. E poi, cioè, se avrà davvero la testa deforme. Però bella teoria. Mi sa che ci sei trainer, Teoria conferma. No, aspetta, non è un trainer. Che cosa? Ho incontrato un Pokémon pazzeschissimo. Pazzeschissimo, te lo mostrerò in cambio sarà di 100 magica, ti immagini? Ah no! No, Dunsperz! Normale però, normale! C'è Dunsperz! È da bellino! Ok, quindi lei per 100 watt ti fa vedere i Pokémon nel Pokédex. E si vede solo in certe condizioni atmosferiche. Ok, sparisce. Quindi praticamente questi ti servono per vedere i Pokémon. Ma te non ce l'hai? Qui? Te non ce l'hai? No. LOL. Magari quindi sono roaming? Gliel'ha inculato. No, non è possibile. Ma non fa la scherza. Buneri ce l'ha. No. Buneri è vecchio. Jigglypuff è nuovo invece. Se non bello, vai, scoppialo. Hai visto che ti. Che flota, sì. Let's go. Guarda, è carino Jigglypuff come si muove. Benissimo. Jigglypuff Dynamo. Io direi di fargli un pulso, sei d'accordo? Ma non è tipo forte. Allora fagli forza G. Ma forza ci lo uccidiamo. Se vuoi, poi tiriamo oltre a buonner viso e fine, senza niente. No, no, volo, guarda che bello, guarda come voliamo nell'aere. Ma Hostol. Sai che non lo so. Forse sì. Hai Hostol secondo me muore. Vediamo. No, allora non ho Hostol. Attenzione l'Hyper Boys. Tenacia. Ok. Sto guardando. Andiamo a fare del catturo. Sì, ma tanto il pubblico vede tutti e due. Oh, critico! Critichello, un altro critichello. Ce l'ha una pietra lunare in saccoccia? Secondo me Chiara ce l'ha. Io ce l'ho comunque. Vai, ma io ho fatto critica? Sì. Perché abbiamo tanti Pokémon. Perché più no, Pokemon... c'è l'amuleto, no? Forse. C'è anche il cattura amuleto, è vero. Però in più c'è più Pokémon nel Pokédex e più cattura critica. Ok. Ma facciamo subito una bella evoluzione al volo. Ok. Leggi un po' in chat, come lo chiamiamo sto Jigglypuff, raga? Io posso dare? No, sì. Dai, io te, questo glielo dai te.
Pummo. Però non me lo fa dare? O forse ho pigiato B troppo presto? Vabbè, non ti preoccupare. Taglialo dal box, no? Vabbè, no, ma no, se ne frega, va bene così. Cosa dopo, il prossimo. Cosa la pietra lunare, per evolverlo. Vediamo, io non mi ricordo più il menu. Non mi io gliela do al volo, così finisco lo slot proprio a dritto. Però no, aspetta, non posso usare sto box, se no, ecco, usiamo questo. Se no, io l'ho messo tutti in ordine, box, no, non si riesce niente. Allora, i Pokémon del DLC sono qui. Sì, io ho una. Beh, vabbè, poi si recupera. Tanto okay. C'è da usarla per forza se vuoi Wigglytuff, credo. Non so se lo puoi trovare in giro. Se poi aspetta. Non penso. Indie per cui, allora, pietra lunare è negli strumenti principali, se non mi ricordo male. È nelle caramelle. Guardate, vi ho fatto tutto quanto la spesa ieri per prepararmi al building. Lo tiro in ordine alfabetico, se no non trovi più niente. Ma dovrebbe essere. Sì, sì, è in ordine alfabetico. Pietra lunare, ce ne abbiamo 7. 7. Let's go! Chibong! Che dicono chat, Dario? Tu sei anche la nostra. Paolone, poi stanno dando i nomi a Gigri. Ah, ok, ok. No, il prossimo gli facciamo danno. Quanti siamo? Siamo 7006. Bomba, ragazzi. Grazie mille a tutti. Bello, Wigglytuff. Sbigalitaff, benissimo. E abbiamo clearato anche questo. Questa linea rara, evolutiva. Più aria inala, più il suo corpo si gonfia. Se è di cattivo umore, si gonfia per intimidirla. Come te? Anch'io mi gonfio per intimidirla. Grosso. Diventi Gruss. Mi piace l'animazione che gli vibrano le orecchie. Sì. Comunque, vabbè, la stessa descrizione. Io Buneari controllo. Ah no, ma forse sapete che non c'era. Io non me lo ricordo. Buneari secondo me non c'era. Forse non c'era. Bellissimo. Mi garba tantissimo. Poi vabbè, diventa uno dei Pokémon più rule 34 di tutti. Sì, no, comunque non c'è. E tra l'altro è uno Scrappy, ha l'abilità che permette di colpire anche i ghost. Sì, ma però è Iden o no? Non me lo ricordo. Non lo so, però fa troppo poco danno Poi provare a vedere se è come voglio vedere quella roba lì. Critica. No, vabbè. C'è un ultra ball a dritto. Critica. Sì, ma sono tutte così ormai. Sì, qui praticamente se tu hai finito il gioco le catture non sono anche più. Anche te, guardo. Sì. Ormai. Ma lo senti anche da solo? No, fiero. Fiero. Allora, se lo catturi chiamalo Zeb perché è fiero. Ok. Mentre questo come lo chiamiamo? È femmina o maschio? È femmina. Maschio. Allora chiamala maschio. È già tardi. Ma perché? L'hai tolto. Ah, perché l'ho tolto? Anche io mi sa. Perché l'ho tolto, ragazzi? Ecco perché. Aspettate. Ah, hai tolto l'impostazione del perché stavo farmando. No, sì, sei più rapido. Ecco, fatto. Ora ci sono. Ma tipo. Vabbè, e qui è finito però il. Che? Però si vuole pescare, raga. E un peschino me lo faccio. Vabbè, no, poi anche lo sciappello d'acqua. Ecco, un peschino me lo faccio io, ragazzi. Occhio. Peschereccio si fa. Se qui c'è il Remoraid qui, c'era. Vediamo, un peschericino si fa. Peschereccino. Vai. Eccolo, peschereccio. Eccolo. Anche a me mi viene da fallo ogni volta. Sei uno dei ragazzi più belli. Octillery e Viovi. Ma Remoraid ce l'abbiamo già. Con Machamp Gigamax. Ce l'abbiamo già, niente. Lo uccido malamente con forza G, ragazzi. Gli faccio la forza del G-Point e lui ovviamente sì. Quanto è bella l'animazione forza G. Fossero tutte così. Ma l'hai ucciso? Sì, ha detto che la uccide, ce l'aveva già. Ce l'avevo già? Sì. Quelli che ho già non li piglio. Allora. Bene, Franco. Allora. C'è Abra. Abra è nuovo. No, è sparito. Vabbè, ma no, comunque si trovava. Ah, si trovava? Sì, mi pare di sì. Mi pare, però, se vuoi massacrarlo. Comunque ti basta vedere. No, però mi sa che c'era già, ragazzi. Controllo. Ti basta. Secondo me no, perché non l'ho mai visto usare. Alla Kazam, vediamo. Novo. No, è strano, perché mi ricordavo. Ragazzi, qui per forza, però ce l'ho una Velox che andrà sul sicuro, perché questo se poi, sennò poi ci sfugge. No, non ce l'ho. Secondo me comunque lo catturi uguale. Proviamoci. Chi è che si teletrasportava allora tra le nelle non è critica, non è critica. Atterin si non è critica. Forse era lui. Vai, dai. Siamo grossi. Perché non c'è zona molto dinamica, quindi sì. L'avrei visto sicuramente. Prova a far muovere l'erba, magari lo becchi. Aspetta, cambia zolletta. Ok. Come lo chiamiamo Abra, raga? Chat. No, come Giucas, come Casella, Giucas Casella. Pokémon Psichico. Giucas Casabra. Giucas Casabra. Che non c'è. Io ci sto. Come lo chiamiamo? Sabra. No. Dai ragazzi, su. Giusy. Mario. Ok, io continuo con i nomi di persone. Fabio.
Fabio, bello, però anche il tuo è Fabio. Sabrina, Ugo, no, Ugo. È femmina. Ah, Sabrina, sì. Peppe, Fabio. Simone, Mocciabra, Fiorenzo. Fiorenzo è bello. Sabrina. Abraham. Sabrina è troppo lor. Demetrios. Demetrios, bello. Cassandra. Abramo. Pina. Ambra. Ma perché non Abramo? Bello anche Ambra. Elisabetta o Thelma? Ma non è un... Sergi. Mago. Sergi. E Lamberta. A me Ambra piace molto perché Abra... Ah, è vero, vero, femmine. Ambra, va bene. Io non ce l'ho. E poi diventa Ambra Kazam. Non è che magari è... Cosa c'hai lì in quel buo? Stavo andando ai buoni. Ma lì in mare? Sì, ah, sì. Aspetta. Facciamo una cosa intelligente, raga. Con la bici, vai la bici, mi sa che... Raga, facciamo una cosa intelligente. Non mi ricordo. Facciamo dell'intelligo. Prova qualsiasi tasto, non so, cioè lo X forse, qualcosa. Sicuramente. Cerca uno scambio adesso. Mi dai un secondo, come si attiva la bici? Non c'è Start. Più. Oh, grazie. Fantastico. Ma per voi? Dove stai andando? Nel buo. Ah, ok, ci sta. Marginico. Così deve entrare nella roba. Certo. Sì, ci sta. E poi scambiamo un Chiara e facciamo Kazin Kazan. Ambra Kazan. Kazin Kazan. Ma te sei sicuro che non si può avere Slowking di gala in questo? Sicuro, 100%. C'è un'allenatrice o NVC? Vai da lei. Se è worth it, ci vado anch'io. C'è Rotom. Rotom ventilatore. Rotom ventilatore. Se intrecci dei rami di Galarnoce, sai cosa ci puoi fare? No. Delle fasce. Ah, quindi la fascia è la stessa cosa. Sì. Quindi è lo strumento evolutivo, ma anche non. Sì. Ok. Ok, allora dobbiamo farmarli. Io ne ho uno. Cadavere è troppo bello, più bello della Dio, va bene. Sì, anche sono d'accordo, se ne parlava l'altro giorno. Sono belli i disegni che c'ha, poi li perde anche la cuore. Ma pietra lieve. Ok, mia... vengo da te. Cosa fa una pietra lieve? Pietra lieve, non me lo ricordo. Cosa fa la pietra lieve? Pietra lieve... Ce lo diranno in chat, probabilmente, eh? Sì. Pietra lieve... Non lo vedo. Sto arrivando. Lo faccio fuori con fama, sì. Piove anche da me, secondo voi? Sì, cos'è? E te, cool. Alleggerisce il peso. Alleggerisce il peso, per le cose tipo le Peppe, non il papà. Ma io provo il critichello di nuovo, ragazzi. Ma sì. No, no critico. Bellissimo Pokémon, sono. Let's go. Rotom secondo me è un po' più bastardo, eh. Ma Rotom ventilatore sì, però selvatico non è che mi piaccia tanto, eh. L'avrei preferito non. Ma c'era già, se non sbaglio, Rotom c'erano già in un pezzo le terre selvagge. Sì, c'era quello normale, era molto raro, ma. Come li chiamiamo? Tentacool, ragazzi? È Tantalor di Galar, sì, è vero. Lorella. È femmina? È femmina, sì. Ugo. Come, vabbè, non posso dirlo questo, però... Ho skippato il soprannome. Vabbè, Ori. Tanto. Carlo, no? È femmina, sì, ragazzi. Ma quindi si esce anche Teresa. Di qua. Teresa! Ragazzi, ma quanto è bello Teresa per un Tentacool. Qui c'è un raid. È super bello Teresa. Prova a girare intorno l'acqua, cioè all'isolotto. Sì, sì. Ragazzi, li aggiungo tutti alla squadra, perché così cominciamo a evolverli nel mentre, capite? Se fai bene. Che cos'è? Metti, scopriamolo. Trovi dischi tecnici, ok. Allora, devo aggiungere anche via Rillaboom, perché tanto vedo che non scala nulla per ora. No, è vero. Via Rillaboom e dentro li rimettiamo nelle... No, Rillaboom va qui, in realtà. Mentre... c'è... Oh, ragione. Sì, ora sì. Però cioè... i raid li facciamo dopo, magari. Sì. Cioè, ora vorrei fare la storia. Gli strumenti nell'acqua c'erano? Non mi ricordo. Ma di solito ci sono le perle. Sto sbagliando tutto. No, quindi intorno a questo isolotto ci trovi anche le piume. Puoi mettere un attimo la mappa, Chiara? Volevo vederla nella sua interezza. Allora mi metto Muneari e Teresa e me li vado a... Ma facciamo la squadra tutta con i Pokémon selvatici? Ma ci sono... è che li voglio evolvere. Poi dopo li possiamo anche rimpiazzare. Sono vari isolotti e c'è un isolotto con la corona, tra l'altro. Che sarà quello dove c'è... No? Io c'ho Andrea da un'occhiata. Ma prima io farei la storia, ragazzi, perché sennò diventiamo scemi. Ah, sì? Sì. Diventiamo. Sì. Lo siamo già. La Tentacool... Madonna, fammi vedere Tentacool il fiero, proprio bellissimo.
Ci siamo. Cazzatissimo. Bello. Let's go. Teresa, sei voluto intentare di perché tanto abbiamo tempo dopo per completarlo, platinarlo al 100%. Sì. Abbiamo 24 ore di gioco, ragazzi, quindi non ci manca il tempo. Però adesso vorrei condensare, cioè catturiamo i Pokémon che troviamo per strada, li evolviamo per strada nei percorsi. Li evolviamo, facciamo tutte queste cosine. Buneari non si evolve. Ah, Buneari si evolve tramite amicizia, mi sa. Mm-hmm. Che sì. Coglioni. Ci vorrà un vabbè, po'. Vabbè, dai la Calmanella intanto. Gli do la Calmanella. Gesù. Allora, sì, dai, comunque, Calmanella. Questo NPC viene segnato in mappa come Miss Ripristino. Ok. Tra l'altro, sì, andrebbe fatto a 7 di livello. Poi ce l'hanno tutti. Quello è sempre Tentacool. Sì. Tanto Tentacool lo possiamo rimettere a Cece. Allora, noi eravamo venuti. Ti ho visto qualcosa. Ok, e si trovano anche le piume, ragazzi. Questo è molto importante perché significa. Ma c'era anche tanta cosa. Comunque, in questo gioco qua c'hai tante bacche che aumentano l'amicizia. Io lo imbozzerei, se guardi Neri. Hai ragione, proviamo. Vediamo se c'è. Però aspetta, aumenta l'amicizia o l'affection? Non mi ricordo, chat, aiutami. No, c'è anche l'amicizia, vai. Ah, ok, allora aspetta. Dove sono? Eccole qua. Aspetta, proprio c'è una sezione di bacche. Aspetta, ne aumenta. Eccolo lì, ne aumenta il livello d'amicizia. Bosch, now vai, in gozza. Vieni, ciccio. È che queste cancellano anche le EV, quindi... Vabbè, ma c'è i neri che te le fai. Le EV, perdona. E for value. Io ti riaspetto alla stazione, eh. No, non ci sono le G-cocche in questo gioco. Boh, proviamo adesso a... L'ho veramente ingozzato, proviamo. L'ho visto! Ah, vuoi dargli le caramelle? Sì. Ma guarda che mi sa che non puoi maxarla così, potevi dargli solo un tot, se non sbaglio. Sì? Mi sembra. Adesso hanno cambiato varie cose nell'amicizia. Proviamo con la Ellona qui. Farà anche 2 livelli, secondo me. Sì, ma più livelli fa più aumenta la amicizia. Ecco! Ah, ok. Facile. E poi c'è anche lo stesso atto di dare degli strumenti aumenta i punti amicizia. Giusto. E poi c'era anche la Calmanella perché facevamo tutto questo. Vediamo se gli hanno aumentato la size delle puffe. No, non gli hanno aumentato più. Da. Beh, a me piace comunque, sì, ma quando mi piace Megano. No, Megano. Sì, Mega è un po' smart, è un po' blasi che è brutto, sì. Mega. Bene. Ragazzi, intanto continuiamo a essere 7400 persone, quindi top direi, ragazzi, topissimo. Ho trovato anch'io Abra. Ok. Allora, io ti raggiungo. Quindi andiamo verso il dojo. Comunque consigliano di scuotere gli alberi, eh? Di scuotere? Beh, sì, potrebbe esserci qualcuno. Ah, ma dite quelli di bacche, ovviamente. Ma sono cambiate le texture degli alberi? Sì, sono cambiate. Però bisogna vedere se sono cambiate, sono migliorate. Bisogna vedere se sono migliorate anche nelle terre selvagge. Dopo ci andiamo. Nelle terre selvagge erano brutti forti. Invece adesso l'hanno fatto di vedere. Scuotere gli alberi. Va bene, proviamo. Anche perché queste famose cicocche dice che l'aveva annunciata. Io non me lo ricordavo, sinceramente. Mm-hmm. Bacca. Ah, cicocche. Eccola lì. La cicocca, non la cicocca. Ancora. Bacca frugna, 4 bacche, io sto come nel blackjack, sto, perché sennò esce gridante e ci piglia tutto. Ma non lo so, magari c'è qualche Pokémon nuovo nell'albero. Ok, la prossima volta ci andiamo cattivi. Ma Wildlord lo catturi così fiero nel mezzo. Ma Wildlord c'è già. Ah, già è vero. Che cazzo è? Confi? No, Clefki. Troppo bellino. Però non ti stai muovendo da quella zolletta. C'hai ragione, ora arrivo. Ora arrivo. Hai ragione. Stiamo trovando un sacco di Pokémon. È anche viabile Clefki. Let's go. Con burla però. Mi pare che non abbia burla così. No? Vabbè, ma si possono avere le abilità. Sì, però le. Che stronzo. Ultima scelta, non lo puoi fare. A me è sempre piaciuto, non ho mai capito la critica della gente, ma cosa vuol dire Pokémon oggetti? No, ma quello c'è da sempre. Ma... non ha senso. Sì. Pokémon oggetti sono più belli. No, ma perché sono... perché fate con questa i folletti oggi? No, ci sono dalla prima generazione, cioè. Magico Zone. Coffing era una bomba Magnemite erano calamite attaccate, cioè non ho capito perché. Anzi, secondo me è più intelligente. Cos'è? Ah, Ganzo! Per me è più intelligente Krefki che appunto Magnemite, però. Proviamo? C'è la nuova forma di Charizard negli alberi. Oh ragazzi, non entra questo, No! Ma ha ucciso Flapple. No! Fra, mi ha ucciso Flapple. Ha ucciso il nostro Fra. Ha ucciso il Fra. Noi mandiamo lo Franny. Lo Franny. Non mandi il Pirellone, il Draglon lì che diventa Gigamax, diventa il Pirellone. Ma non si può Dynamaxare di dentro, vai. Mio ha letteralmente messo e poi tolto la Magico Zone. Boh, c'ha un set di... vabbè, fantastico. Il mio c'ha un set di merda.
Salta amicizia, adulazione, rimbalzo e cura ardore, che ci fa uccidere. Rimbalzo magari lo paralizzo. Dai, proviamo un bounce, tanto c'è la difesa downata. Andiamo. Sbouncy. Let's go into the sky. Hai fatto la critica te? No. Ma contro chi sei? Contro Klefki. Anche te Klefki? Sì. Ah già è vero, mi hai detto, ho messo contro la magica zona, ho fatto anche a me, quindi grandi Klefki, molto intelligenti i Klefki dell'isola dell'armatura. Facciamo un rimbalzello, statichello, badunzi, spetere, pensi, metà vita, lo spetere, e a questo punto direi di fare il pazzing. Secondo me cipino importante, adesso il catturo c'è. Lo senti il puzzino di catturo? Lo senti il puzzino di catturo? È impazzito. Eccolo lì il puzzino. Prova a farlo te il giochino del, dell'albero. Dell'albero, sì, vai, scuoti a bestia te. Va bene. Vediamo, secondo me prima di là ho beccato solo 7 bacche senza, senza bicocche. Ragazzi, come lo chiamiamo? Mentre tu, anche qui, anche tu qui hai trovato una chiave, giusto? Chiamalo chiave. E anche io ho trovato cosa, chicocca? Sì, ho trovato una chicocca io qui. Sì, io ho fatto l'albero che sta di là e non ce n'erano. Ah, non ce n'erano? Trovo allora forse bacche. Gli alberi di chicocca ci sono alcuni? Non so. Secondo me, dato che adesso comunque i nomi propri stanno finendo quasi, okay. Secondo me dovresti come l'oggetto, cioè coniglio. No, con quello che ti, la prima immagine che okay. Ti viene in mente. Vabbè, chiave, dai. Ho trovato un sacco di chicocche, le posso un smettere. Un nome maschile che inizia per chi? Yotobi. Bello anche Yotobi però, Dario. Ma Yotobi perché? Era chiave. Non lo so, immagina. Raffaele, Chiavo. No, no, va bene. Chiavo non è male, chiave. Però chiave ci sta, secondo me. Chiave. Chiave. Sì, sì, sì. Vai, chiave. No, non lo voglio, squadra, non si vuole. Scusa, immedesimati... niente, hai trovato il cretino. Cretino. Immedesimati nei primitivi, no? Che per la prima volta incontravano i Pokémon. Sì, 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 è giusto. Chiave. Hai capito, è quello. Ok. Boh, massa. Jigglypuff. Jigglypuff. Ari, cos'è? Quello c'è, sì. Mica, secondo me questo non è nemmeno... Quindi, aspettate, però prima c'è un po' però non dell'erba. So se è comune. Ok. Playbook. Grandissimo. Cioè, lui no. Io lo odio, lui. Cioè, no. L'evoluzione mi guarda. Sì. Questo fa K, però Orbitol mi guarda veramente tanto. Ok. Orbitol è bello, c'è molto avventura. La giga max è un po' brutta. In realtà avrei potuto ucciderlo. È schizzata. Com'è quello piccolino nel mezzo? Sì, sembra un Eevee, però non è... Fatemi revitalizzare un attimo Flapple, che era diventato il nostro MVP. Anche se in realtà potrei livellare Lopunny, che è al 62. No, potrei livellare Jigglypuff, però è Wigglytuff, 86 PS basta, non siamo bulky, siamo bulky. Andiamo. Cos'è quello piccolo nel mezzo? Era Jigglypuff, non era Jigglypuff. Banani! Dice banani, quale sì, 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 sì. Banani! A banani gli facciamo gran voce, non gli farà niente. Non gli fa niente. Vortex palla si... lo ammazza. Carineria di tutti. Ma lo ammazziamo. Ma va, è lento pure lui. Se noi lo ammazziamo anche lui. Stab. Passiamo alla prima di lui. Aia! Che ti ho detto? Ma hai ragione. Cazzo, ha fatto come uova. Come uova. E è 9000 IQ questo Jax, si è curato. 9000 IQ. Boh, è brutto. Ok, non possiamo più fare carineria. No, gran voce. Ma non gli fa niente gran voce. Ma gli farà un ventello. Come il metodo di... No, ventello non gli ha fatto 10. Però gli ha fatto sdoppiatore. Ventello, quelli che levi dal mare, fatto noi ventelli, ci paghi, certo, massaggini, di quello ventellini. Allora, ci siamo, è in range. Criticone. Vai, vai, vai. Criticone a dritto e via. Dai. Ok, il primo nickname che viene fuori in chat glielo do. Oh, mettetelo subito in squadra che bisogna farlo evolvere con la Blissy. Sì, sì, sì. Sostituiamo Wigglytuff. Sì, ho il morto anche. Morto. No, Flapple per me adesso è diventato un uovo, ricuola. Ovviamente, Cenzi. Vediamo, vediamo una cosa. Uovo, che... infatti qualcuno no, dice. Il ventello. Vabbè, sì. Il ventello. Ah, proprio il ventico, il l'articolo. Ventello. Ok, ci sta. Te immagini. Chissà quello che gli ha chiaro a destra? Confi! Bellissimo. Sì, ho i miei preferiti di settimo. Il ventello. Mi piace tanto anche Agnese. Cosa vuoi fare col ventello? Cosa vuoi fare con la risposta? La risposta è quasi scontata, però non la diciamo qua. Ragazzi, il ventello è... Il ventello è il ventello, cioè non è che c'è altro. Questo ci vogliamo raccontare. Va bene. Propone di chiamarlo Carlo Calenda, non è male come cosa. Chi? Il Confi? Carlo Calenda? Non lo so, non lo so a cosa si riferiscono. Allora,
Direi di mettere il ventello. Madonna quanti PS c'hai. Ragazzi, ma vi rendete conto Blissy Dynamax ci avrà 2000 PS? Ma non ci fa niente. Vabbè, ho capito, però c'è, sì, no, c'è scritto 2000. Sì, è 2000, è bello, questo è perfetto. Capito. Ecco, l'unica cosa che non mi garba è di Earthbound, di Chiara, è il che gli sembra che stia cacando la sciolta. È l'unico sono capace di sciolta. Prendendo il suo campeggio, no, del culo. Sta buono, non voglio fare poi campeggio. Cos'è poi campeggio? No, io ho fatto così male. Poi quando si evolve lo chiamiamo 2000. No, sì, no, ma il ventello guarda che vale tanto uguale. Sì, 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 un ventello. No, perché ho rifatto poi campeggio? Fustigate per favore. Regia, posso chiedere un pangocciolo? Ho fame. Ci penso. Ah, vengo, no, vengo, no, 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 no. Perché sei ancora? Continua. Ho sbagliato, fra. Sei entrato di nuovo in pagampeggio. Sì. Vuole per forza fargli le carezzine. Ecco la regia. Un pangocciolo. Grazie, regia. Ragazzi, quanto è bello avere un team. Io ho visto anche un bravello, di là, se non erro. Un che? Un bravo. Un bravo. Un zucco. Ah, ok, anche un zucchino. Un zucchino bravino. Un lo zucchino gradierei. Bravino. Grazie, raghi. Ringraziamo la Mulino Bianco che non ci ha pagato, ricordiamolo. No. Però io so che, no, vabbè, non so se è ancora pubblico quello che farai a tema culinario. Sì, sì, è pubblico. Sì, sì, sì. Io farò la pasta al pesto durante la maratona. Quindi la Mulino Bianco, se vuole cominciare a sponsorizzarci, noi facciamo i pangocci e li creiamo in live. Allora. Io lo volevo solo prendere al volo. Andiamo avanti. Amicizia, va con l'amicizia. Vai, vai. Borda. Borda sul ventello. Già, Slowpoke di Galar come si evolve? Io ne do 10. No, con la Galar Noce. Con la fascia di Galar Noce. Mm-hmm. Immaginiamo. Io ne do altri 5. Sì. Caramella rara. E caramella rara, sì. Così. Buona, se era difficile in oro e argento, fagli evolvere con l'amicizia. I traumi con Espeone Umbreon. Minchia, lunghissima era. Devi fare capelli. Ragazzi, anche il ventello si sta evolvendo. È vero, si tagliavano i capelli. No? Mm-hmm. Cioè, mi ricordo Golbat, gli facevi la frangia. Il sottopassaggio di Fiordropoli. Sì, le texture sono un po' migliorate. Mm-hmm. Eccolo, mi dici. Ragazzi, dopo si dà una mazza. Non mi interessa. Quel masso di Chiara è sempre incazzato un occhio, però il resto è carino. Bene. Cioè, più carino della vecchia versione, diciamo. Allora, beh, qui c'è un pullino, guardate quanti watt c'ho, ragazzi, faccio schifo. Ne ho 1.020.000. Quanti ride hai fatto? Non era ride, era praticamente il farming dei ride con il glitch del cambio data. Quindi prendevi watt ogni volta. Ok. Era proprio bello esagerato. No, Buneari no. Shiny però, No, vai il ventello, conto su di te. direi che il sdoppiatore non mi fa nulla, il fugo. Ma come tentativo di fuga fa lì? Ah, perché sono lentissimo. Ma ha fatto anche adulazione. Hai trovato Pokémon nuovi? No, Confi e basta. Confi e basta. Confi che a me manca. Non va bene. Il ventello è in stato di confusione. Secondo me Abra... Boh. Abra l'ho trovato. Ah, l'ho trovato, sì. Beh, c'è un Rockruff. Rockruff. Bellino. Bisogna vedere come avere la forma crepuscolo. Se al tramonto, probabilmente tra qualche ora. Bisognerebbe aspettare a volverlo vedo. Io voglio il Midnight. Ma io metto Umbra, ragazzi. Sono tutti molto belli, secondo me. Poi bella idea. Poi dopo vai a flexare Wild. Cos'è? Sempre... Più che altro non capisco perché è così grosso. Cioè. Ma chi? A parte, perché l'allenatore ce l'aveva piccino? Vabbè, era uscita male. Comunque, perché l'allenatore aveva Wildlord piccolo e nel mare... Boh, enorme. È fatto enorme, cioè. No. L'hai ucciso? Sì. Basta, fermo. Mi fermo? No, no. Ancora, ancora. Prendiamo carta, prendiamo carta. Scotti. Prendiamo carta, prendiamo carta. Prima vai, ora stiamo. Sono arrivata a 15. Basta, demoni. 15. Sono 6, ci basta, ne avanzano. Abbiamo preso anche il ghicocchino. Sta sempre bene. E andiamo avanti. Io non lo trovo Rockruff, ragazzi, cioè i Buneari sono veramente incazzati con me. Che cosa c'è qui dentro? Ma non è quello Rockruff, mi pare proprio, però controlliamo.
Tanto abbiamo, abbiamo Ambra. Io direi di fare un... Ah, boh, c'è un sacco di mosse, devo dire. Teletrasporto e confusione. Che però fa malissimo, perché cioè... Mi chiamo Kadabra. Cadabra. Volta in spalla su Kadabra ci vuole raggio, Ci vuole raggio. Sì. Mariani? Toxapex. Sì, c'era già Toxapex, c'era la Come è ganzo Toxapex che si mangia il corso la fieri. Fierissimi. Boia. Allora. Andiamo a vedere voi. Sì, sì, dai, dai. Vogliamo dai. Andare da Wailord? Dai. Luca, Francesco, già vogliamo. Vabbè, andiamo da Wailord. Si inizierà mai la storia? Ti immagini c'è la subquest? Intanto c'è il rivale. E se invece adesso continui a perdere tempo. Ci ha fatto la subquest? Tipo Garidos Rosso? È vero, hai ragione. Teoria confirmed. Poi c'è un raid, ragazzi. C'è una bolla. Dopo sì, l'avevamo visto anche noi prima. Il io c'ho un raid, oddio. Intanto guarda che c'è. È subquest? È sposo? È sposo con subquest? Boh, 2000 watt. Starmi, è nuovo. Guarda. Chi è? No, Sharpedo. È la cosa che dicevo nella recensione. Lo sapevo già. Parlavo di nuove animazioni di Pokémon che ti inseguono. Sono queste, bellissimo. Ecco, fagli nel viso. Fagli capire che non lo temi. È velocissimo. Vabbè, lo facciamo dopo. Bello, dai. Sei Sharpedo. Un razzo, madonna. Ragazzi, eccolo qua, Wither. Io però bello però, la lotta è diventato. Vagli, guardagli il culo. No, ah, mi ha preso Sharpo da dietro. Mi ha preso lo Sharpo da dietro. Ok. Ma ce l'ho la sub? No, Sì, ce n'hai più di una, però c'è la scuro quello. Ma ci sa da Francesco. No, dicevi su. La sub ball. Te la scuro voglia tirare perché è buio? Boh, perché no, perché c'è. Perché c'è buio nel senso. Perché questa ci farà un male poi. Quando che? Infatti. Frigo breccia. Di grosso. Sharpedo. Ti piaceva la Mega? Sembrava deforme. Anch'io anche. Andiamo Rallugon, va? A capire il loro. E facciamogli. Spaccarocce. È super efficace. Ma è un attacco fisico. Non devo tirarlo giù. Guarda che chirurgia. Guarda il chirurgo. Che chirurgo t'ho fatto. Sharpedo con la cicatrice sulla testa. Bellissimo. Sì, sì, mi piace tanto. Sharpedo Dynamax. Bello, fuori. Può calare la. Sì, Chance se vuole con la speciale. Speciale di lui, però. Allora, comunque ragazzi, se volete vedere il programma di questa maratona, il bot MoBot sta spammando tutto il programma, basta cliccare e vedete tutto il programma. Allora, io tirerei una bolla. Dai. Siete siete sicuri che c'era Toxapex? Sì, c'era. 100%. C'era, me lo ricordo, c'era anche la... avevo fatto il ride una volta. Io sto per ammazzarsi. No. Io l'ho preso con la Ultra Ball alla fine. Io gli ho già lanciato due, ma niente. Ma ce l'ha ancora Sharpedo la carta vetra. Sì, l'ha appena usata, cioè l'ha appena fatta vedere. Però il più forte è Speed Boost lì. No, chiaro, è la carta vetra di fa pietà. Lo so anch'io che non sono una serie. Ecco. Beh, andiamo da Wailord. Ora diventa più. Sì. Queste robe qui, ragazzi, per me sono proprio bruttine. Sì, è triste il fatto che poi diventi minuscolo. Cioè, ma quindi lo vuoi prendere? Io pensavo che facessi parte del No, non lo prende. Però è l'80! O questa? È l'80. Sa questa? Ragazzi, mi ha ammazzato la spalla. Dai, non hai detto, già farà bene. Arash, forza, spoiler alto, super saiyan. Ragazzi, è l'80 sto coso. Però, ce la possiamo fare. Non mi farti ammazzare lui, primo errore. Bisognerà curare la squadra. Mi devo... pure c'è water spawn! Pacca la squadra! Ora giriamo Blissey o battere? Sì. Il ventello lo combatte. Il ventello lo combatte e ci sta. Abbiamo anche Cova Uova. No, però prima mandiamo un altro perché ok. Mandiamo lo Manda, manda Garbo della Morte. Facciamo gli adulazioni. No, che adulazioni. Manda no. Garbo della Morte. Garbo dovrebbe avere ragione. Curiamo i compagni. E che fa sempre bene. Fanno il Garbo. Curiamo i tovarici. I tovarici. Allora, Fango Bomba. No, devo usare il turno per curare i compagni. Ah, ma io pensavo. Pensavo che tu volessi, cioè, semplicemente... Però vedere morire Garbo deve essere sempre una soddisfazione immane per me. Allora, poi in acqua. Cazzo, rifiuti in acqua subito. Grazie Alex Lass, hai regalato un sacco di sabbia. Allora, abbiamo il ventello, ragazzi. Poi, pazzuto Alex Lass. Vediamo come uova. Curiamoci prima, credimi.
Che ha fatto qualcuno di buono. Qualcuno dice che è una boss fight comunque. Sì, il cazzo, livello 80. Che boss di attacco lo so. Zampillo, idropompa, amnesia. No, no. Con lui sdoppiatore è una merda. Però possiamo curare Raldon, no, ma non è morto. No, no, dobbiamo cavarciare col ventello. Col ventello, minchia, sdoppiatori? Ma voglia te, siamo decenni. Intanto Chiara ha deciso di sterminare tutti gli Sharpedo che esistono. In realtà mi ha preso di soffiato, volevo solo guardare Wailord. Lo teniamo, il ventello è troppo grosso. Lo teniamo col ventello, ragazzi, lo teniamo. Sdoppiamo, cominciamo a calare la... Boia! È un po' meno di quello che... Ragazzi, lo catturo. Sì, va, bravo, così, debotto senza senso. Dai, ho fatto dannetto. Oh! No! C'era una sabbia, una rete ball. C'è riposo! C'è riposo! Si addormenta, lo attiviamo ad addormentare. Rete ball, c'era. No, c'era. No! È vero, no, è vero, si addormenta. Ora si addormenta, aumenta il catch rate. Ci ha fatto il favore. Si addormenta, aumenta il catch rate e non ci ha ammazzato la squadra, ragazzi. Col ventello che ha retto Zampillo. Ce l'hai ancora. Criticone sul addormentamento. La master pozzo quella. Va! Let's go! Un boss difficilissimo da catturare. Dai! È stata dura, ragazzi, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, ragazzi, per il sostegno. Grazie. Siete migliori. Come lo chiamiamo? Lui gonfio. È screpo. È vero, perché l'abbiamo preso col ventello. È vero. Dai. Bravo, Ale. Dai, gonfio. Ragazzi, sì. No, c'è screpo. Bellissimo, mamma mia. La sua evoluzione è una cosa incredibile, mamma mia. No, non lo vogliamo gonfio. Lo amo. In squadra. Non li vogliamo, è l'80, può tornarci comodo. No, troppo forte. Andiamo verso il dojo. Scrap come l'hai trovato? Girando intorno a Wailord. A Wailord, ma con Wailord non catturato. Ok, senza pescare. Cioè. Vabbè, ma catturiamo dopo, ragazzi. No, Scrap, per non ammazzarlo. Prova a tirare una ultra ball e via, vedere cosa succede. Sì, sì. Ma io non lo so. La rete volo chiappi se non era prima, però vedete. Come facciamo a fuggire con Lilita davanti a Sharpedo? È possibile. Sì, impossibile. Ti ha preso, ti ha ambusciato. Sì, mi ha ambusciato da dietro, mi ha proprio ucciso. E ora mi uccidi anche un Lilita. Pronti. Ecco, funziona così. Vai così, tranquilla, scrape. Pronti, via. Non sto riuscendo a fuggire. Però con Lopani dovremmo riuscirci. Con lui sicuramente. Con il lopo. Con lei. Con lopo official. Comunque il primo tentativo di fuga che gli ho fatto io davanti al secondo Sharpedo ero con Corviknight al 66 e fallito comunque. Ah, ok, fantastico. Sharpedo è bello di lui. Marema. Guarda, no, come mezzo. È mezzo. Questa suicura è mezzo. Veramente gamba. Non lo puoi seminare, non c'è. Se non sprinti è più veloce di te. Ora te, zitta, non capta che lotta con i Sharpedo. Vai avanti con la squadra. Ma mettilo quando... No, sta arrivando. Anch'io. Ma così perdiamo tutta la squadra da Sharpedo. E intanto ci rimane solo Lopagli e questo. Hai ragione. Era... c'è un switching con Lopo. Ah, boh, quello per fare corbe pari con due. In doppio disco, sì. Quindi c'è poi. Eh sì, per forza. Quindi ci danno poi. In qualche maniera sì. Quindi, ragazzi, Porygon 2. Porygon 2 è ottimo. Ragazzi, torna Porygon. Sharpedo. Torna Porygon. Infestato. Dobbiamo ragionarci in fase il di il gemello di Duskyops. Dobbiamo ragionarci. No, Porygon ha senso sicuramente, si userà un sacco. Anche perché non ci sono Max Darkness e fantasy. Dove l'hai trovato il doppio disco? Lo voglio anch'io. È in un isolotto vicino a Wailmer. Ma io ce l'ho più Wailmer. Ora lo stai chiamando male anche te. No, no, mi ha visto, l'ho grato. Attenzione, il ragazzo vuole fare ASMR. Il gatto vuole fare ASMR. Eccoci qua. Dovrebbe essere questo? No, non è quello. Sì. Ah, è quello. Ah, no, sto guardando Chiara. C'è un altro tipo. Un altro tipo dove? Toccando la sabbia novella si possono cancellare tutti gli sforzi fatti finora per tornare freschi. Ah, sa che cancella anche gratis. Rinfreschino lì. Sì. Se vuoi ripristinare i punti base delle statistiche di un Pokémon, posso invocare l'incantesimo della fantastico sabbia per 10 rocce. Fantastico, armatura. Utilissimo. 10 rocce armatura. Sì, che è la nuova valuta praticamente. Fantastico, ragazzi, questa cosa è veramente. C'è un oggetto dietro di lei. Lei che è segnata in mappa. C'è qualcosa di lucido. Una perla, ok. Vedi, Mystery Pristina. Pensavo fosse la pizza che avevamo un ruolo prima. Okay. Mystery Pristina. Ragazzi, c'è uno Sharpedo cazzo nero? È pieno. Dov'è l'isola con la coroncina? Sono curioso di vedere. È a fanculo, è sopra. Dobbiamo, ci metteremo un po' a arrivarci. È pieno di roba. Ehi. Confezione di calcio, ottimo. Confezione di calcio.
grande perla. Ma questa è tutta roba che usiamo dopo per il build up. Vabbè, a sto punto è che l'esplorazione. Ma poi se ci fa una tizia in mezzo al mare. In mezzo al mare, tra l'altro, come ci è arrivata? Perché poi non ha nemmeno il costume, così proprio. È questo qui dove c'è la tizia? Sì. No, non è questo, questa è una no, la tipa almeno c'ha una roccia. Io lì non c'è. Caramella rara, ok. Dove sei? Boh, non lo so, sto andando a caso. Sto andando veramente a caso. Ma infatti ora smetto e andiamo da. Lo dico da un'ora ad andare avanti con la storia, che sono le 16.40 e non abbiamo fatto niente la storia. E invece questa roba qui la facciamo stanotte, perché se no. Oh mio Dio, Jensen! La facciamo stanotte questa cosa qui, se no. Jensen ce l'ho già. Sì, ce l'ho. Noi passiamo. Mystery Pristino, dov'è che è? Mystery Pristino. Allora, hai appena detto di andare avanti con la storia. Esatto. No, sì, ok, era per capire. Starmi. Vabbè, mi levo da cazzo, non è nuovo. Sì, no, c'era anche il ride. Oddio, impazzita. Ragazzi, io ho dietro un profilo, sono molto arrabbiato. Ok. Bellino, Starmi. Stranissimo il profilo. Ok. Eccolo qua, l'ho fatto anch'io, lo fatturo e andiamo al dojo. Maremo l'ho messo davanti lo panno. Lo sdoppio, tanto lo vogliamo. Sto viraggio. 30%. Ci ha fatto lo stordo. Fate il ride di Starmi. No, ragazzi, cioè non abbiamo visto niente della storia. Capito. Quindi è meglio andare avanti. Ma guarda che sta facendo moccia spreading, è vero, se c'ho queste gambone non so dove mettere. No, pistolacqua, ragazzi. Comunque, vabbè, c'è una cosa su Zero Ora che non è di trama. Non ok, se la vuoi, te la dico. Se dilla, no. dilla. Che no, vabbè, meglio di no. Dai, meglio di no. Magari spoilerosa? No, spoilerosa per trama, no. Però è come lo ottieni. Insomma, ok, non ci dica niente. Allora, non ci dica niente. Let's go, dai, let's go. Dai, let's go. Ci siamo? Sei contento che non devo stare? Dillo ancora. Sono molto contento. Non glielo darò, ci fanno. Dai, andiamo al dojo. Voglio andare al dojo. Al dojo. Voglio andare ardo. Eccoci qua. Però c'è uno strumento lì, quello lo prendiamo. È il nostro mettino. Pietra solare. Sì, qui. No, non botti pietra solare. Vabbè, sì, niente di importante. Tanto mi vedo. Che se ponte no, la questo, questo vede, no? C'è allora Diglett che spunta il terreno, sì. Tipo bug. E perché c'ha allora Diglett? Non si sa. Perché c'è un montanaro che lo porta qui. Ah, piccola peste, mi hai fatto preoccupare. Dig. Grazie per aver trovato il mio Diglett. Vabbè, c'è spuntato davanti. Questo è un Diglett, è una forma regionale. Il sospetto cambia a seconda della regione da cui proviene. Mentre ero in viaggio in quella regione sono stato rapito dal fascino di quei tre peli. Madonna, ma mi hanno sempre fatto schifo. Ne ho catturati un sacco, ma lui li lecca proprio, secondo me, i suoi Diglett. E rimane un po' elettrizzato, sì, perché c'era quella, sì, scarichina, bravo, elettrica, bravo, dell'acciaio, bravissimo. Ma dopo essere tornato qui mi sono distratto un attimo e sono spariti tutti. Digli. Comunque tu sei riuscito a trovare un Diglett nascosto sottoterra. Ci vuole talento per fare una cosa del genere. Lo so. Se non ti dispiace potresti aiutarmi a trovare anche gli altri Diglett? Sì. Vabbè, come non ho parole per ringraziarti. Finora hai trovato un Diglett, ne rimangono ancora 150. Dai raga, ma di che cosa stiamo parlando? L'hanno allungato così, di LSI, cioè collezionabili. Se li trovi di loro di tornare a casa, va bene. E cosa ti danno se li trovi 150? Non lo so, penso il 5. Ma non penso che c'è, comunque si può andare avanti. È con Diglett, qui no? No. È un sasso. È un sasso. Fra. No. No, non vado nell'erba, ragazzi. Sì, ora dove ti sposti, trovi un Diglett. Ah, ti hai trovato un Diglett? Sì. Dov'è? Ma quello cos'è? Ah, ok. C'era un Pokémon. Sì, c'era anche due. Nell'erba c'era un Pokémon bello grosso. Di. Ok, è tornato il suo allenatore. Rimangono ancora 17 Diglett nella pianura. Ok. C'è direttamente lo panni. Sì, è vero. C'è il lobo direttamente, ok. C'è un raidino tattico. Poi ti dice anche quanti ne rimangono nella zona, eh? Però, boh, cioè, tremendo. C'è gente che sparisce come al solito. Non ho messo ancora davanti. C'è, sì. C'è ancora davanti il ventello. Ma lui si può scappare.
Mien Xiao. Però raidiamo, te ce li teniamo per dopo, raid. Ma è solo perché si va per vedere. Sì, sì. Io so Dojo. Comunque, ricordiamo 151 Diglett, come i primi, insomma, cioè, quella prima generazione. Forse ti certo. Da Mew, se li trovi tutti. Incredibile sarebbe. Io mi penso prendo, no, mi prendo, mi prendo Pokémon. Pidio è un buon Pokémon, anche 72. È che io so che ora c'è una lotta, ma allora mi sta driftando. No, ho preso qualche campeggio di nuovo. Ora so che c'è una lotta con dei Pokémon lotta. Quindi non posso andarci con... Ma io nel dubbio prenderei quello, il gonfio. Bailodo? È addormentato, te lo dico. No. Ma come si cura le Pokémon in questo posto? Ci sta nel dojo, forse c'è qualcosa. Ma Bailodo è dell'80, no, lascia perdere. Prendiamo... Starmie è la nostra psico. Ma non mi ricordo quanto l'abbiamo... Vabbè, sì, dai. Non mi ricordo... le pozioni? Forse sì, non me lo ricordo. Allora andiamo, dojo sia. Sì, anche perché così capiamo delle cose. Dopo solo un'ora. Il dojo. Oh, quindi il nuovo allievo se n'è andato? Pare di sì, io però il benvenuto gliel'ho dato. È sparito all'improvviso dopo aver lottato con me. Che peccato, io che pensavo che la nostra famiglia si sarebbe allargata. Cioè? Cioè? Cioè, nel senso, vuole farsi mettere incinta? Qual è il discorso? Vuole fare una famiglia con noi, vuole... con sì, me. Sì, sì. Poi tutte fighe le stanno facendo. Ah? Sta facendo un doppiaggio incredibile. Per caso sei tu il nuovo allenatore che oggi doveva entrare a far parte del dojo? Sì, io. Prego. Cercavo me. Esatto, sì, proprio lui. Che combina questo qui? Forse ha cambiato idea? Poi si scopre che dobbiamo fare dei figli con lei, per quello non vuole che andiamo al dojo. Beh, comunque sono molto felice di rivederti. E io sono molto felice di conoscerti. Ricordami un attimo il tuo nome. Mi chiamo Saidonia. Giusto, Saidonia. Ora che ci penso però mi sembra che il nome fosse diverso. Quindi, mi dice, mistero si fittisce, c'è un altro personaggio, un altro diavolo del dojo. Dici? Potrebbe. Scragnolo mi pare. Sgrodo. L'ho letto su Korokoro. Io sono Tania, la responsabile del Dojo Master. Cioè, guarda che sguardo che c'ha, sono tutte buone. Che chiave, secondo me è una MILF questa, io l'avevo detto. No, secondo me è al massimo a 30 anni. Ah sì? Età? Una trentina? Io 45. 35. No, io 45. Chiami pure Mrs. Dojo. Secondo me 45 è un tuo desiderio, non è... Esatto, non è una sorpresa. Che ci fa qui? Perché è venuto al Dojo? Ah! Qui finisce che mi sgamano. Tania era tra l'altro la Barbie fake, se non erro. Te lo ricordi? Sì, era la Barbie neri. No, era, no. Vabbè, era tipo sì, il rip-off della okay. Barbie, se non erro. Ormai immagino tu lo sappia, ma questa ragazza è un po' strana e sofora. Si sta allenando qui da noi per divenire capo palestra. Venite di andare d'accordo, mi raccomando. Sicuramente. Ma certo. Oh cielo, perdonami. Non avevo intenzione di trattenerti qua fuori così a lungo dopo tutta la strada che hai fatto. Entra pure, non badare al disordine. Vabbè, non ci vado. Se spiattelli a Mrs. Dojo quello che è successo in stazione, ne vedrai delle belle. Vabbè. Incazzatissimo. Commenti assurdi. Il Carfo. Eccolo. C'è poco misterioso, no? È leggendario. Leggendario, perché? Bene. Entriamo. Magari c'è un oggettino. Oggettino spossibile. Eccolo lì, dietro il pilone, la pepita. Uno cala le pepite lì, dietro il pilone. Eccolo qui. Ah, ma Chiara è già entrata. Hai detto entriamo? E io sono entrata. Hai ragione. Troppo qui. Bello Poli, prato gigantesco lì dietro. Eccomi. Scraggy. Ragazzi, un attimo di attenzione, voglio presentarvi la nuova arrivata. Sto leggendo la tua. Sì. Aspettando arrivassi anche te. Quello per fare il dono. Ok. Lui è Saidonia, da oggi si allenerà insieme a voi, quindi trattatelo bene. Oss! Sono tutti allievi seri e di Ligi. C'è un soggetto che non risulta nella lista degli allievi. Oh, è raro vederti accogliere qualcuno. Lui è Hyde. Lei è Marni Pompata. Il mio figlio unico. Sei tu l'anomalia? Tieni, prova a usare questo. Quindi è una mamma, ragazzi.
esperienza. Cioè, quanti figlioli ha avuto? Scusa, sono tantissimi. Cioè, comunque ci sei te dal Marocco, dietro. Cosa? Francesco. È vero, è vero, è vero. Ce ne sono due, in realtà. Uguali, peraltro. Sì. Non l'avevo visto, c'era il bastone. Quali sono i gemelli? Sono i gemelli. Sono i gemelli, ok. È un amuleto che fa aumentare i punti di esperienza che i Pokémon possono ottenere. Pare che contenga dei componenti meccanici. All'interno c'è una tecnologia di mia invenzione. Evita di aprirlo, non voglio che lo tutto rompa, ok? Vabbè, è la cosa che te l'ha data a fare. Hyde è un bambino di cui andare proprio fieri. È in grado di costruire vari marchi ingegni con le sue abili manine. Quell'uomo affascinante. Cosa? Non mi ricordavo sta cosa. Quell'uomo affascinante laggiù è mio marito. Come il suo marito? Ma vecchio! È gerontofila questa tizia! Oh. È gerontofila! No! Io lo sapevo che aveva dei kink strani lei, sì sì. Madonna, ma come si fa? È ricco sicuramente. Ragazzi, Mustard... pigia, Sono super sono super sgravato, ma che cosa dice questa tizia? È Zeb. Io, Ciccio, io sono Mustard, con i Pokémon sono super sgravato. Bella lì, bella lì! Ma come slang? Mamma mia, ragazzi. Bella lì! Alla crisi di mezza età. Vedo che ci intendiamo. Top. Top. Comunque Game Freak che tenta di fare il giovane moderno è con veramente un cosa che, con un vecchio poi tra l'altro. Il genere è un'area un po' rimbambita, ma quando fa sul serio è un diventa da Supreme. Al resto pensaci te, darling. Boh. Yay! Intanto voglio vedere come te la cavi. Quindi iniziamo con una bella lotta, ok? Quando sei pronto, batti un colpo. Ma cazzo, ma è veramente un trapper. Battiamo un colpo? Io penso sia... vabbè. Vai pure. 3, abbiamo 2, la squadra 1. Curata. Boh, non me lo ricordo, vabbè, ci piace. Io t'apposto. Io t'apposto con i preparativi. Livornese è diventato. Io? Vai, via. Si va a letto? Va a letto. Poverina, sei spaventato per Mish. Top. Allora, diamoci... anche viene anche un po' da Cerbero Pod. Top però mi dai, piace. Top incontro, ragazzi. Fammi vedere di che pastina. Ma nessuno dice pastina. No, nessuno. Ragazzi, però, è uno dei personaggi più brutti. E questo è quello che io vi dicevo. Non ho capito perché gli sfondi dell'esterno sono fatti benissimo. DLC. Invece l'interno hanno fatto questo sfondo monocromatico. Hanno vabbè, mantenuto quello che sì, avevano fatto anche originale. Prima. Sì, sì. Ma c'è la musica nuova. Mi aspetto una lotta fuori di testa. Sembra una musica alla Crash Bandicoot. È vero. Let's go. Un pistol. Out. È competitivo. Dobbiamo insegnarli psico. Beh sì, anche perché con pistola acqua ci mettiamo 40 anni qui da qui. Ok. Attenzione. La Yuturnella. Conosce la type chart il nonno. Ci manca Shinx, siamo super deboli ragazzi. Col prepotto. Counter team. Col prepotto. Niente. Ha fatto la squadra apposta. Dobbiamo switchare Gart, ma sono tutti curati. E sono tutti tipo normale. Ma io metto Raludon, ragazzi. Shinx, mamma mia, come no. Mi piaceva. Metto Raludon, no. Bello, sì. Let's go. E Cato let's go Lux, con Raludon. Bello, lo spinge. Boh. Ma arriva una bella spa. Massacrato, ok. Oi, il colpo giù per il cagno, fa paura. Io gli faccio lo stile bene. Però anche gli allenatori migliori lui lo reggerà, una botta di fortuna di cioè probabilmente ti ha detto che sei una fracassa. No, sì, ok, certo che non esiste, ma è Steve. No. Ma dai. Sì, pensavo venisse giù, cazzo, ti sacrifichi il 50%. Ovvio light. Ti sacrifico il 50% della vita. C'è poco bene, anche la mia, la fine. Let's go. Senti che tremarella ora che mi hai messo ad estrette. E c'è. Anche gli allenatori migliori hanno bisogno di una botta di fortuna ogni tanto. In che senso? È morto, ti ho fatto. Ah, perché fuoco dritto. Ma poi le sopracciglia giganti, però che si lamenta. Ordini di Max! Vedeli non contava. Veniva giù uguale. Senti che tremarella. Intanto Chiara sta spammando il Q. Sì, si fa bene. E il Parkinson vecchi. Cosa? No, ci dissociamo da ogni forma di Parkinson. Let's go ragazzi, guardo. Resistiamo. Attenzione, il palmo di questo grump. Di questo evergreen. E a questo punto io vi direi, no, mi ha paralizzato, che gli tiro un fango bambo. Siete d'accordo? Aspetta.
Guarda che boh, guarda Chiara che flex, ora mi prendo un caffè. A proposito, c'è il caffè? Certo, c'è di là la macchina del caffè, dobbiamo chiedere solo la regia. No, non così. La luce? Dicono che è un sugar daddy comunque. È un sugar daddy. Il prosciutto! E il poison gli abbiamo fatto. E il poison. Madonna, come lo voglio strizzare. Il Sigma? Sì. Ci siamo. Madonna, fiero. Hai superato le mie aspettative. Cioè, ma io ti ho aspettato fino adesso, te non aspetto. Ah, pensavo fosse la fine della battaglia. Pazzesco, pazzesco. 8500 poche dollari. Mai steso, sei forte, Ciccio. Ciccio. Comunque, Polygrat è troppo bello. Il nuovo arrivato ha vinto? Ok, il maestro non stava facendo sul serio, ma è comunque incredibile. Che caspita è? C'è un caffè che serve per... Un caffettino per Dario e succhini di frutta generali. Anzi, è sta te. Limone. Bravo, anche bravo, io voglio un caffè. Bravo, bravo. Allora, aspetta. Due caffè? Tre caffè. Allora, quattro caffè e... Quanti sta te? Ah, un calzone tonno e funghi. No. Io anche resta te. Da come lotti si capisce che ci tieni i tuoi Pokémon. Anche se fossi capitato qui per sbaglio... Allora, ti voglio fare una nota registica. Ok, fai. In questo Spada e Scudo nel DLC, come vedo, hanno voluto inserire questi dettagli sulle bocche. È vero, l'hanno fatto spesso. Perché? Perché? Non lo so. Che lo fa, e poi c'è il sorrisino, l'espressione, però poi si riprendono come se volessero evidenziare l'emozionalità dei personaggi. È vero, ma, boh. Anche se fossi capitato qui per sbaglio, Cranky Kong. Il Dojo Master ti accoglierà a braccia aperte. E insomma, beccati st'uniforme dojo. C'è il codino! Ragazzi, dopo 20 anni di Pokémon ci avrò il codino. Due Saidonia che lo guardano male, tra l'altro, di nemmeno. Ora io voglio i capelli bianchi di Gekis. Bella la divisa. Sì. Con le ginocchiere. Ragazzi, c'ho il codo. Ragazzi, finalmente, questo è un momento storico. C'ho il codo del gioco. C'ho il codo. Ragazzi, hashtag c'ho il codo. Con sti vestiti addosso anche tu fai parte del Dojo Master a tutti gli effetti. La bellina t'ha fatta però, eh? Cioè, ciccio. Ah, novellino. Quando vuoi cambiarti o riposarti, usa pure quella stanza. Ok, quindi ci curiamo, è il centro Pokémon. Che bagno, palese. Bella lì. Con l'arrivo di Saidonia abbiamo raggiunto il numero massimo di allievi, Fra. Quindi ora vi assegnerò tre prove? Il Dojo aveva un numero massimo di allievi. A chi completa tutte e tre le prove conferirò l'armatura occulta del che servirà dojo. Per evolvere, immagino, Urshifu. Penso. Che garantisce la vittoria a chiunque ne sia in possesso. Ah, l'armatura proprio... occulta. Vabbè, la voglia tutti oggetto un po' sgravato. Top. Allora, intanto vi spiego la prima prova. Ah, maestro, io non ho ancora ricevuto l'uniforme dojo. Non è giusto che lui ne abbia una. Pretendo anch'io quegli indumenti. Lui è proprio... Sì, preciso proprio. Ah, sì, sorry. Orri. No, zio, veramente, lui è tremendo. Lui forse... Lui beh, forse comunque ne ho ancora una. Sbagliato. To! Quindi to. Ragazzi, posso chiedere inoltre alla regia di chiudere le porte poi quando è finito tutto? Grazie, ragazzi. No, vieni così in cam. Okay, fatti okay. Vedere, cioè, fai vedere questa cosa che stai facendo qui davanti. Falla, ti prego. Ecco, questa cosa è fantastica. Falli squat in cam. Ecco. No, alzati subito. Alzati subito. Sono fermo. Alzati subito. Ragazzi, non è successo niente. Piano. No, è tutto a posto. Non è successo da niente. Ragazzi, stava cascando sotto lo studio. È tutto a posto. Joel è troppo veemente. Mi dovete perdonare. Era da tanto che non ci vedevamo. Ora mi defilo pianissimo. Ascoltando. Stai attento alle braccia perché. Ragazzi. Si vuole del te. Joel stava mandando nello spazio qualunque cosa. Sì, frignare a volte serve. Hanno ragione comunque. In questo gioco nessuno fa mai sul serio quando si tratta di lotta. È vero. Però mi sono trattenuto come Dragon Ball. Mi passate un bicchierino? Slow! Ragazzi, lo Slowpoke ha appena rubato il. Ma come fai a farti rubare qualcosa da sviluppo? Perché è velocissimo a quanto pare. Andiamo avanti. Ma che... Ah, è sparita la mia uniforme dojo, non c'è più. Che gatto. Dai, fiero. Tra che esemplare proprio. Un birillo poi. Yeah. Poke.
Sì, cioè, come una ribellione di Slowpoke, mm-hmm, proprio. Buono il Poke. Che velocità pazzesca. Sono stati quegli Slowpoke. Rimettimi la chat, please. È la prima volta che ne vedo di così veloci. Ehi, ridatemi la mia uniforme dojo. Slowpoke, Slowpoke. Bella l'animazione. E... Slow! E vanno. E partono. Povete me li fieri con la codina, proprio. Ehi, aspettate! Sono d'accordo, Sigma. Ah, forse li ho fatti uscire dalla poco troppo presto. Allora, se vuoi andare avanti intanto. Maestro, cosa sta succedendo? Dario. Cosa c'ha? Perché? Ha fame, vuole mangiare. Maestro, cosa sta succedendo? Ci ha ordinato di... È proprio questa la prima prova. Aspetta, posso recitare dei dialoghi? Sì, anch'io. Certo, vai. È proprio questa la prima prova. Dovete raggiungere quei tre velocissimi Slowpoke che ho allenato io stessa. Questo è un po' Dash, però, torno indietro. E poi sconfiggerli. E ormai che ci siete, recuperate anche l'uniforme dojo di Savory. Savory, sì, penso di sì. Al lavoro, su. Bella lì. Bella lì. Ecco, lui va. Più tranquillo, dici un attimo al bando. Bella fra. Loro ci sono rimasti molto male degli Slowpoke, eh? Hanno troppe espressioni facciali. Sì, rispetto al solito. Anche Scrag. L'hai visto il cartoon, quello che hanno fatto? Bellissimo. Vuoi metterti i vestiti prima? No. Io voglio stacco il dojo. Cioè, con il kimono. Va bene, via. Ok, partiamo all'inseguimento dei velocissimi Slowpoke, ragazzi. Aspettate, prima però facciamo un attimo un esploro di... Infatti, sta andando in cucina a vedere cosa c'è nel frigo. Il cibo è di tutti, evitiamo di spizzicare. Tania. Spizzicking? Qui c'è qualcosa nel cestino. Qui ci sono Vespasiani, no, sono le ciotole. Non c'è nulla, il cestino. Libri di cucina. Qui. Questo. Ah, ok, questa è la sala delle sfide. Ah, è il Cramobot. Allora. Ecco fatto, ora dovrebbe essere pronto. Non resta che premere l'interruttore e... Cramo... Ah, devi buttare Watt dentro. Non si è attivato, non ha abbastanza energia. A quanto pare i Watt non bastano, meglio li ho di sicuro. Quanti gliene posso dare? Quanti gliene devo dare? Una macchina rotta. Ricicla la roba. Voglio sapere cos'è. Non avevo dubbi. Questo è il Cramobot, la più grande invenzione del secolo. Un'efficientissima macchina riciclatrice messa a punto da me. Anche se al momento non funziona perché è scarica, avrei solo bisogno di una quantità sufficiente di watt. Ma mammi non me ne vuole dare. Ma glieli diamo. Gli devi buttare 500 dentro. Funziona per bene. Sì, va vai. Tra l'altro a me il Pokémon piace tantissimo. Bellissimo. E pensare che per mettere insieme tutti quei watt bisogna girare un bel po'. Ti chiami Saidonia, mi sembri un tipo ingegnoso. Bene, trasferisco il watt che mi hai dato nel Cramobot. Grazie mille. Grazie. È la cosa più amara che esista, perché non c'è lo zucchero. Ok, che è in cucina. Che è proibita. Vabbè, aspettate Chiara, magari non è più proibita. A causa... Io tanto lo prendo amaro lo caffè, quindi... Non vuoi il caffè? Sì, ma tanto... Perfetto. Io aspetto perché senza zucchero muoio. Grazie mille. Grazie, bimbi. Io andrei nella parte tossica. Che è la parte top secret? No. Per provare anche chi ha. Ah, ok. Comunque ti dà le Pokéball rare praticamente se ci butti gli strumenti inutili. Poi vabbè, ci saranno varie combo da fare. Okay. Un po' come il corvo di. Così non vedo niente, Gian, tipo in questa serie là. Un po' come il corvo di Dark Souls, che gli davi un oggetto e te ne sparava un altro. Prova a raccogliere qualche chicocca dagli alberi, ok. Usalo quanto vuoi, sei stato così gentile che te lo meriti. Grazie mille. Questo dovete una palla time. Ma lui fa? Gioca Pokémon? Competitive? Sì, sta giocando. Sta scoppiando. Sta giocando Animal Crossing? Devi vedere la TV. Ragazzi, sta giocando Animal Crossing? No, è tipo Minecraft, sembra. Che divertente. Minecraft. Ah no, sta giocando a Pokémon Quest. Ah, ok. Per superare la prima prova di inseguire quei tre... cibo spazzatura. Sì. Quei tre velocissimi Slowpoke, va bene. E proviamo un attimo il Cramobot, ragazzi. Voglio capire. Io intanto vado a esplorare un secondino. Mm-hmm. Scegli gli strumenti da combinare. Benissimo. Guardali su. Vai, se combino 4 caramelle esperienza M, cosa accade? Beh, io ti lascio fare, ti aspetto. Sì. Voglio solo fare delle prove. Cosa mi dà in cambio? Mi darà un XL? No. Mi dà roba a caso. Sì, roba. Te l'ho detto, tipo un po' il corvo di Dark Souls. Ok. Mi dà roba casualissima, quindi. Quindi se io uso, non lo so. Secondo me, cioè, ti dà degli strumenti specifici. No, per girare in generale,
Non lo so, devi chiedere a Chiara, è per questo che ti dicevo chiedere a Chiara. Le palette. Allora, secondo me solo con alcuni oggetti specifici. Eh no, voglio capire, tipo, se io gli do, non lo so. Prova con le proprio le ghicocche. Tipo che so, gli do 4 metà coperte. Buono. Le ghicocche vengano fuori secondo me le bolle. No, quello si te l'ha detto, però. Attenzione. Puoi chiedere le ricette al bimbo. Ah, ok, ci sono le ricette. Ok, ragazzi, allora andiamo a chiedergliele subito. Preso bomba. Ok, quindi prendete da solo dischi tecnici e bowl. Ora comunque andiamo a vedere le ricette. Intanto. Vuoi una ricetta? Sì, assolutamente. Ok. Ah, si può ottenere 10 blocco, ma che figata. Figo. Una muscle banda, una roccia liscia, una fascia galernoce e una confezione di zinco. Quindi sono a casissimo. Desioblocco di nuovo. Ok. Io ho prima persona a casa. Ma perché sempre per ottenere un desioblocco? Chi mi ha dato la prima persona? Addio. Ok, DT 52. Pezzo stella. Qui ti dà le robe per fare il curry. Ma poi mi rimangono queste ricette? Beh, spero di sì, credo di sì. Non me le devo segnare da qualche parte. È come Dragon Quest che ti dà le ricette per... Puoi avere un sacco di roba, però un fungo. Oh, ragazzi, stiamo assemblando un tavolo da merenda, cazzo, Chiara. Allora, vediamo se me le sta tenendo. Buono. Da lì che... Oh, addirittura quelli con la pasta compostabile. Ma tutto compostabile, anche i bicchieri. Minchia. Eh beh, così insomma non si fa la plastiaccia. Beh. Allora, non credo che invece tenga la memoria delle ricette. Chiedo. Sono quattro fatti leggendo. Dario, provo. No, ora provo anch'io l'esperienza amuleto, ragazzi. Lo provo subito. Vediamo un po'. Esperienza amuleto. Saidonia. Ok, quindi praticamente le risposte che ci ha dato The Pokémon Company sono entrambe sbagliate. Bene. Ottimo. Sì, sì, sì. Perché io sto usando l'esperienza amuleto, ma mi dice semplicemente c'è un luogo, è una cosa. Lefty, quello chi è? Ma quindi com'è che funziona? Perdonami, aggiornami un attimo. Ci è andato l'esperienza amuleto, buona. E se provo a usarlo non succede niente. Sembra quasi di sentire l'eco delle parole della professoressa. No, se c'è qui. Niente, fine. Sto arrivando, eh. Sì, sì, tanto io sto esplorando. Provo solo un ghicocchino. Comunque sulla sinistra del dojo c'è un altro oggetto, eh. Ok, allora va via. Ciao Sigma. Allora, Madonna. Perché adesso ha mangiato non si possono e dare. Vuole le coccole del dopo pranzo. È boia. Quindi, le cocche sono qui? Le tiene in questo menu? O le tiene in questo? Non so se hanno creato una sezione apposta, non credo. Forse nelle caramelle. Nelle bacche non c'era, vediamo qui. Sono qui. Ghicocca gialla. Che ricordi le ghicocche, boy. Ghicocca gialla, poi ci mettiamo le bacche. Bacca paia. Che succede? Che mi dà? Voglio il fabbro che fa le cose. Franz. Elettroseme, quindi no, la ghicocca non necessariamente dà la bull. Ma l'hai messa insieme a una bull? Infatti ha detto a non volte... Ci sono le bull, non le puoi mettere dentro. A volte potrebbe capitarti una bull rara. Ah, ma quindi è un drop casuale? Sì. No, ci sono delle ricette e le ricette le compri per 100 watt ma te le devi riordare. A quanto pare. Io non ho trovato... ti dice tipo per mettere 4... per avere questo serve A, B, C e D. E basta, però non te lo registra da qualche parte, o almeno mi sembra. Io non ho la chat perché ora ce l'ho disattivata. Ho bloccato il telefono, non è che allora aspetta. Che cazzo? Ah, sempre apre. Mi sa che è un po' finito il pool di Pokémon di questa zona. Mi sa di sì. Aspetta, fammi le devi segnare, non capisco questa scelta allora, ragazzi. Vabbè, le devi fotografare quello. Sì, vabbè, ma insomma, vabbè. Lo so, sì, no, capisco cosa vuoi dire ovviamente. Per la personalizzazione? Io mi occupo delle biciclette, sono la mia passione. Sì, voglio personalizzare la bici. E la voglio nera scintillante. Sì, però lo fatturo uguale, amore, così completo. Una bolla servono 4 ghicocche dex della zona. Per una? Bolla, servono 4 ghicocche uguali. Penso di sì. Ok. Oh. C'era uno strumento anche lì accanto a destra. Sì. Non c'è l'albero. Oh, ragazzi, guardate che figa adesso la tuta però della bici. Ma il casco dove l'hai preso? Qui da questa tipa. Devi parlare con quello NPC. Fatti quella bianca, te. Esatto. Ah, guarda, puoi fare anche le scintille diverse. Sì, sì. Fatti quella bianca. E ti giro intorno. Me l'ha dato un di funghi. No, perché te l'ha data lui. No, vai qui vicino. Ti ha preso l'interazione preso con il personaggio di Fra anziché che l'NPC. Ah, ok. Vai. Si vede che è appassionato di GD. Perfetto. Vai, flexiamole, facciamo la gang. Bella. Guarda che gang, eh?
Sembriamo Power Ranger. Ma da cosa dipende il cambiamento del secondo colore? Non lo so. Perché in realtà il trailer era rosso. Invece c'è il fumo. No, questo era bianco e blu nel trailer. C'era bianca e celeste. Infatti non lo so. Oh, ma buffa! Bello, buffa. No, bellissimo. Voglio provare a fare una cosa. Oh, aspetta, no, buone, ce l'aveva Nardo. Ciao, let's go. Non mi sono curato, sono un cretino. Ah, ma c'è la luce solare forte con questo lato, mi farà niente. Bella. Mega forte. Ma proprio mi sdruma male. Bufaranto. Manda in campo un altro Pokémon, direi sì. Però mi devo andare a curare, quindi. Se no, non ci siamo. Grazie delle resub, ragazzi. Grazie delle resub. Let's go. Ultra bolla dritta. Beh, ci stai. Volevi pescare? No, volevo prendere Emerald per completare la zona. Vabbè, comunque lo importa. No, no, no. Che ti ha fatto? Ah, non è. Non è limpia. Non mi uccide sicuro, ragazzi. No, ok. Però ora deve star fermo. E noi cosa deve gli tiriamo? Star Bravo. Deve star bravo. Noi tiriamo una Mega Bounce. Che. Ok, questa è un po' la fare lo scommetto. Ops. Ma da. Entrato davvero. Ma non ho detto cosa scommettevo, quindi niente. Ci siamo. Ok, Garbodor ci ha fatto il 58. Ne siamo contenti di questo. E abbiamo preso il bufallo. Vabbè, io me ne vado fast, ti vengo dietro. Il bufallo. E. Cos'è? Fletching. Fletching lo prendiamo. Non ho visto. Lui è forte. Mi garbava tutto anche Talonflame. Ma guarda, ve lo posso dire perché l'ho visto nell'anteprima, c'è anche Talonflame qui. Vabbè, sì. Ma c'è proprio il selvaggio. Ah, ok. Gran vocio. Gli sparo un gran vocio. Piazza da te. Ah, è perché un altro delle tizie. Sì. Prendi più. Guarda me sboscio. Guarda me sboscio. Vada lì. E poi Mega Bounce, bravo. Vada lì. Che palle mega che abbiamo. Sono Earthbound! Ah, è il pezzo su. Yes, sono Earthbound! Aspetta. No! Così, proprio a ghiaccio, me ne frega nulla. Hai messo la tailing, ne ha messi più. C'è più di una tailing, ragazzi. Io ho messo la scuro di giorno, ragazzi. Scuro di giorno con la giorno giovane, la stessa. Volevo flexare. Guarda la Master Ball reskinnata, guarda. Non ha effetto. Guarda la Master Ball. Scusa, ma la seconda volta la Master Ball reskinnata, sì. La Master Ball rispetto. Perché l'ho preso? La Mega Ball di prima l'ho indebolito. Esatto. Entra! Ok. Bravo, ma c'è anche Sigma. Infatti stanno tutti mettendo le moto. Madonna. Lo stai allattando tra l'altro. Si è messo in posizione. Sembrava di sì, si è messo in posizione. Ok. Sigmund. C'è anche Bugsire che però avevamo già. Dredna, cos'è questo? Tartarughino. Ah, è Franco no. Beh, Dredno Miralba. Miralba veramente tutti, ragazzi, questo genere. Tartarughino. Ma io gli faccio un carinero, così li livelliamo anche un pochino. Attenzione al breccio idro, che però sotto sole è perfetto. Invece fa comunque malissimo. Ma la tartarughina è forte. Ma guarda io che gli faccio il carinero. Cazzo, l'ha retto il carinero. Dredno è brusso. E allora io switch. Ma non hai switch. Non ho switch. Ma io la butto lì. Curiamo le cose. Nella nostra strada. Rasumante, è il suo nome. Attento al corpo scontro, attento al corpo scontro. Parra. Chi è questo lì? Chi è questo stronzo? Il carinero. Non vedo più. Poi con questi colori io non vedo nulla. È il seme. Ok. Si forma. Fomantis che diventa. Fomantis. Bellino. Ah, non so se ce l'ho già credo di no. Switch out. Vai, no. Switch in. Critichino. Reskinata. Master Ball reskinata. Vai. Tra un po' ha finito le ball però, mi sa. Bisogna comprare, c'è il market. Vediamo se quelli speciali. Si evolveva quel livello, no? Il Fomantis. Mi sembra di sì. Mi pare di sì. Sono mossi proprio effettivi. Rinominali pure, se vuoi. Sì, sto. Occhio che l'avveleno. Devi ammazzare. Ah, vuoi ammazzare. Certo.
Questo okay. Lo chiamo Pomarola. Pomarola, bello. Let's go. Ci siamo. It's possible, let's go. Let's go. Ora Argento. Non penso. In via Vox. No, in realtà sì, in via Vox. Lo puoi fumare, eh. Allora, mi sto disorientando. Il dojo dov'è? Strano. Dove siamo venuti? Il dojo era, credo, alle tue spalle. Sì, di là. Qui là c'è il mare, di là c'è... Qui c'è il dojo. No, dall'altra parte c'è il dojo. No, è qua è il dojo, no, ragazzi. Ah, no, dico. Aspetta, diceva Dario, a sinistra c'era un oggetto. Sì, eccolo. Che cos'è? Uno sgrevolo Z. Uno sgrevolo? Eccolo. Ah, una big sgrodolo, ok. Allora, aspettatemi culo, dai. Fa le alzate, eh? Mi raccomando, perché... Senti, io volevo fare evolve Pomarola. Però... Vai. Come si evolve? Per livello, ragazzi? Mi pare di sì. Tanto sarà o per livello o al massimo tipo con la pietra solare barra sì, erba, ma secondo me è livello easy. Capra. Ok. Cosa dice la sciacca? Non lo dice ancora. Ok, ok. Ci siamo. In termini specifici. Al 34 durante il giorno. Ah, ok, allora ci siamo. È giorno. È giorno, benissimo. Allora devo trovare le caramellone, aspetta. È Slowpoke! Boh, sono venuti nel... Sì. Ma andiamo... li catturà o ammazzà? Ammazzà, credo. Finiamo la prima prova, comunque. Perché ho messo davanti lui? Io insegnerei la mossa a Starling. No, qui... Con troppo poco e sbagliato. Non ne ho più acqua, ok, sì, però... Cosa mi faccio? Oh, ma sono duro per le pine, madonna! Vai Pomarola, tocca a te! Oh! Che tra l'altro c'ha pantaloni a righe come negli anni 70. È vero, è vero. Bello. Però non mi dispiace come poco. Sai che abbiamo appena fatto un video sul mitologia e questa è ispirata a Kimono. No, no, beh. Sì, sembra un po' anche un... Sembra quasi un... Una no, ma un attore del teatro Kabuki quasi, ti dico la verità. È vero, però è molto bellino. I petali delle sue braccia sono sottili e affilati, cioè le setole, li usa per assorbire la luce dei diversi raggi energetici, vabbè, un Saiyan. Ok, ok. Sì, fiori tempesta, gli si insegna. Let's go. Però lascia. Sì, sì. Fiori tempesta. Gli si leva, sì. Sgrodolo. Fendi foglia. No, perché ti serve è giorno fisico. Sì, fendi foglia. Ma è fisico. Devi mettere il giorno di sole per fare tutte le sue mosse. Infatti mi ricordavo. Ma Drapion c'era? Corpi Drapion. Sì, Drapion c'era. Sì, okay. Drapion c'era, in realtà non merito il suo orologio perché lui è figlio. Te l'ho detto. Mi cazzate. È facile dire le cose. Fa presto. L'ho detto prima. Ma però bisogna vedere. Chiaro, quando vuoi il zimbo, io mi diverto, ma... Dasperz. Bellino. Boh, è proprio disfatto. Brown, detto vaglio. Allora, aspetta, volevo rimettere... Che era Ragrumante, lo lascio lì. Ragrumante l'hai chiamato, sì. Mi piace. Sì, un po' Signore dell'Anelli. Non lo so. Doppiello. Ma io ci metto Sharpie. Metti anche Scrap, lo facciamo evolvere. Guarda, ma sta respirata. Mi garba tantissimo. Guarda, controllo, dragaggio. Faccio vedere. Che è il Kindra. Qual è? Il Kindra. Ah, Kindra, però non è quando alto. Dico che scuro poi scuro. Com'è? Però alto. A volte funziona, a volte sì. No, più che altro il tuo è esteso proprio. Usa un po' di nanetto Kindra. Sì, è piccolino. Non mi ricordo. A livello 48, quindi. Capini? Ma quello mi fa sempre ridere la... Charizard che è 1,70 m. Sì. Tipo, ma arriva qui. Non lo so già. Let's go. Vedi cosa. Hai ragione. Bravo. Guarda come fiare dragalcio. Ragazzi, ma che bellezza è! È bellissimo dragalcio. Sono d'accordo. Via. Bene. Beh, si lasciano in squadra. A questo punto io vi direi dobbiamo cercare gli altri slow. Intanto stiamo girando. Dove siete? Ah, eccolo lì, guarda. In fondo. Questa prima lo sto trovando. Però mi fate cambiare Pokémon, se no ci metto 40 anni. Duraldo, sì. Ci sta. Che volevo tirare un ultra volare al volo. Dai Franco, andiamo da Franco. Ora non mi inseguo Franco. Che è uno strumento, aspetta. Ok. Dov'è Dai. Franco! No! Le cinghie. No! Bellissimo. Fai lui però ha clorofilla, non si fa scappare. No, fuggi. Fuggi lo stesso.
Cioè il Nemesis può scappare lo stesso. Aspetta, quale bottone? Il Nemesis! Il Nemesis! Ma che è il Nemesis? Questo lo chiama. Il Nemesis! 0 secondi. Il Nemesis! Questo è vero, pochissimi capiranno questo nome, però... Tiragli un bolide. Non so. Bolidalo. Devi sbodolare. Sbolidalo. Ecco. Puccio Sterzo. Qual è la storia dietro Puccio Sterzo? Potremmo usare anche... Allora... No, quello non ce lo teniamo per lui. A Livorno c'è una curva vicino a Calafuria che è fatta così. Fatta al gomito. E un tizio di nome Puccio, briao di strizzo, ci si piantò con la macchina. I suoi amici il giorno dopo l'incidente andarono con una bomboletta spray a scrivere sulla curva Puccio Sterza. Okay. E tutte le volte il comune prova a cancellarla e loro regolarmente vanno lì a riscrivere Puccio Sterza. E tra l'altro c'è su Google Maps come luogo di culto, quindi se volete andarci c'è proprio... A Puccio Sterza. Vabbè, scusami. Potete andare a Puccio Sterza, volendo. È una storia che... Ma è molto bella in realtà. No, ma... descrive un po' quella idea livornese, secondo me. Ah, ma qual è l'ultimo slogan? Slowbro? Hello? Allora, ma vedi che c'è una Pokéball. Eccolo. Nella mota proprio. Roccia 1. Ah no, ok, niente. È un sasso. Questo. Eccolo lì, hai visto? È lì in fondo, è lì in fondo. Vai a prendere. No! Oh, la bici! Sì, anch'io prima ci ho messo un po'. Madonna, ti piglio! Fiero, vieni! Dio! No! Liquidum! Bello però! Nel è nuovo Liquidum, dai ragazzi! Sì, secondo me è nuovo. Vai! Frontale, frontale! Dovevamo imparare tipo una mossa, rotolamento mi pare. Sì, sì. O a rotola. Rotolamento. Se non mi ricordo male, rotolamento. Vai, dai, attraverso... il bolide, il raggio d'acciaio, puoi proprio fargli del male, sì, e anche farci del male. Sì. Okay. Specialmente la seconda. Buè. Inizia a fare del piove, attenzione. Sì, era arrotolamento. Lo steel e il beam. Vada lì, Psiungagag. Questo è il suono del raggio d'acciaio. Ah sì? Psiungagag. Psiungagag. Gag è quando tutti scendono. Ziung esce, Gagag. Ma quanti arriva. Sono tre gli Slowpoke? Sì, sono tre. Noi abbiamo preso il terzo ora. Vai da lì. Ma vanno catturati allora? No, basta anche ammazzarli. Prendi Lickitung. Hai comunque le calze di Sofora in mano. Dov'è? c'è un NPC dietro, guarda che cosa vuole. Ho incontrato un Pokémon, si faccio vedere. Sì. Ok? Orsi, dopo ci serve. Lo voglio in squadra. Dopo ci serve. Ragazzi, builderemo su Kindred, ve lo dico. Kindred è troppo forte. Arceus l'ho chiamato lì. Arceus. Allora, vediamo un po'. Ramo Galarnoce è preziosissimo. Eh sì. No, dove vai. Lickitung. Che va? Eccolo. Madonna! Dai, prendi. C'è Tasi? No, bro, che cazzo fai? Aspetta, ti devo tagliare la strada, sennò non ce la farei. Prendiamo troppe? Sì. Oh, ma hai rotto coglioni. Madonna! Guarda! Oh! Dario e Slowpoke. Hai rotto il coglioni! Nel sasso, buggato, oddio madonna, tutto! Guarda! È girato al contrario. Vieni! Oh! Ma poi cosa sta facendo? Ah, ragazzi, corre e scorreggia insieme, mi appanna la visuale. Cosa sta facendo? Ci scrivono in chat, pigliatelo. Pigliatelo! Ti ha passato più l'altro? No, Madonna, ora sarà andato a Boggi Bonzi. Al contrario, stavo facendo sempre in cima al greppo. Eccolo! Frontale. No! Ora mi fermo dove deve arrivare. Esatto. Guarda, tanto è stupido, non è che fare. Aspetta, va. Sto qui, proprio stoico. Via. Mi si piglia il Tallinn. Master Borreskin. Poi non c'ha nemmeno l'animazione, la macchina e fa così. Madonna, duro. Aiuta. Fatto l'ability. Vuole essere più agile. Sì. Cambiamo la ball secondo me. Giustamente che scrivono Dario Sterzo. Mega int. Dario Sterzo. Bravi, vedi che subito sono reattivi. Scuro ball. Sì, ci sto. Master ball skinnata. Master ball skinnata. Veramente efficacissimo. Master ball skinnata. Fra.
come se avessero catturato tipo Regirock, che era uno dei Pokémon più difficili da catturare con la notte della terza. Boh, non entrava mai, non voleva mai entrare. Ecco, ho preso la giacca. Okay, box, squadra. Fammi vedere l'info. Aliraffica Eden. Barattolo di pare sì. Sì. Qui c'è qualcosa? Sì, cioè, no, no, ma è timido. È no, timido. No, che cazzo, no, è quiet. È un timido. È quiet, è quiet. Lili che altro non ce l'abbiamo. Sì. No, lascia perso. Io sono, fa così che fa. Sì, sì. Ma perché te usi le scurbola a diritto? Da te è già buio? No. È Master Ball Reskin. Master Ball Reskin. Ma è giorno. Appunto. Va per flexare quando lo catturi. Cioè, capito? Ah, cioè state cercando un handicap per la cattura, ok. Troppo facile con le ball normali. Aspetta un attimo, passa un attimo. Voglio vedere se accanto ai altri. Io meo. Ci sono le cose galarnosce. Assolutamente. Ne siamo a tre. Ragazzi, siamo a tre. Voglio vedere cosa fa Quick Draw. Pezzo stella. Roccia armatura. Ne abbiamo trovata una. Oh, che groppone. Aspetta, qui bisogna fargli qualcosa. Mi sa che non muore. C'è un void dentro. Grey Wings e... sì. Fango pesce. C'ho l'ultima però. Bam. Voglio mettere vicino all'albero a vedere se c'è... Qualcosa per... Se ci sono gli strumenti per evolvere in... Mi pare che io ne abbia un ATM. No, un ATM, prelevo avventura. No, mi paralizza! Oioia! Earthbound. Lì c'è una grotta, ma l'esplorino della grotta ce lo teniamo no, per dopo. No, era ma paralizzato, mamma mia che palle. Sgrodini. No. No. Dai, entra dentro. Entra, credi. Ma prima... Dio. No, oggi ragazzi sono più rincoglionito del solito. Dai. No, Aspropomo, no. Chi è Aspropomo? Aspropomo è... Aspropomo, no, vabbè. Sì, io voglio la roba galarnoce, madonna. Vabbè, niente, la troveremo durante, dai. Grosso porro. Grosso porro. Due grossi porri, ragazzi. Cosa fa il grosso porro? Penso te lo puoi ficcare, non lo so. Praticamente devi andare dal dermatologo, te lo ghiaccia e poi te lo taglia. Ma così. Grosso quelli porro. Lo sai che quelli con la carnagione scura... soffrono più di questo disturbo, sì. E gli si formano tutti i ciccioli di carne qui intorno, vicino all'ascella. E grossi porri. E sicuro che porri. Poi non mi ricordo dove. Ah, anche sulla intorno schiena. Ai capezzoli. Strabello. No, sulla schiena, brava, qui intorno al collo, sì, brava. Una curable. Informatevi. E comunque sono benigni. E c'entrano i porri. Sono, li chiamano porri. Sì, però hanno un nome. Frate, come sei messo con gli slowpoke? Ho preso uno solo. Prendine tre, ti prego. Scusa. Sto soprannominando il Pokémon, è una cosa importante. Va bene. Ti ho sbagliato. Vita l'erba. No, non mi entra. Porro 88. Porro 88 è Mike Maneria. Porro, come ti è venuto in mente? Ho trovato un Diglett a caso mesciando A, ragazzi. Cioè, ho letteralmente masciato A. Che non mi sto dando. Cose che mi vengono in mente. Vado a cercare il suo. Oh, ecco il secondo. Fiero! Aspetta, l'aspetto, tanto ormai ho capito come funziona. Ramo galarnoce, quanti siamo? Raga raga. 4. 4? No! Ma no, guarda, io veramente la tua mamma. La tua mamma la conosco, guarda, ne parlano spesso, guarda, veramente. Della mamma di chi? Di Talonflame. La mamma di Talonflame la conosco anch'io. Sì. Veniva sempre il malandrone, anche queste sono cose locali, nessuno può capire. Però vabbè. Meglio così. È un dancing. Ma che c'è un pezzo intuibile questo? Malandrone no, in realtà è un dancing dove vanno gli anziani a ballare. Corfish c'era già, se non sbaglio. Ah sì? Non sono sicuro. Non penso, perché se non c'era Sharpedo. Boh. Sharpedo. Ah no, forse quello non c'era, però non mi ricordo. Scuro col vai. Come no, c'è? Il maestro. No, no, c'era, sono molto sicuro. No, c'è? No, qui il bosco non ci siamo ancora stati. Hai visto chi c'è? Niente, funziona.
No, prima c'era riuscito a fare altro quello. Non ci credo molto, effettivamente. Neanche io ci credo mai, infatti anche con me non funzionano. Facciamo... Dopo, ci arriviamo insieme agli altri. La Megaball, dai. Dai. Della pietà. Entra! Tanto ci abbiamo 24 ragazzi, ha voglia? A far cose. Madonna, che palle. Oddio, che palle. Allora, con calma, ragazzi. Io sto cercando le catarnoci, ragazzi, voglio vedere che abilità ha Slow. Io vorrei ricomprare delle Pokéball. Anche io. Dopo facciamo, quando abbiamo finito la prima quest, facciamo una pausa, cambio caster e durante la pausa compriamo le Pokéball. No, non me ne frega nulla. Tanto morirà nel box, quindi va bene così. E... sì. Lo chiamerò. Io vado a prendere, vediamo se troviamo altre altre, oh lì c'è un lucidino, altri rami galarnoci, ce ne manca 4 ragazzi. Mamma di tanto che ne ero un ditto. Eccolo, 5. Siamo degli sniper, mi servono 8. Cosa vuoi fare? Con... Ah! Bellissimo, sempre, fa sempre, ah, verrà inviata al box pitch. Bene, ok. Oh. Dai, questo lo prendo. Questo lo prendo. Frontale, frontale. No, piatto, piatto! Eccolo. Ramo galarnoce, fra. Ce ne mancano due. Ce ne mancano due, fra. E abbiamo Slowbro. Prendiamo. Slowbro cazzuto. Di scazzo. Slowbro di cazzar. Slowbro? Ma si può coltivare o no? La galarnoce. Che ti dice? Slowbro. No, in generale. Che ti dice la tizia all'orto? Ah, non lo so. Se vuoi ci parlo. Ma c'è pure lì. Se vuoi ci parlo, Franca. Beh, a me interesserebbe se. Bacche, bacche appena raccolte, ti interessa? No, le vende. Ok, il tizio accanto non è quello di Diglett, no? Ah no, abbiamo gli ingredienti di prima scelta. Ok, questo vende il cibo. Coda fungata. Formaggio mumu, sì. Ganzo. Quando la coda. Quindi ci sono dei. Quando la coda di Slowbro si stacca, ricrescete subito dopo. Ok, questo per evitare ovviamente. Sì, i vecchi. Le implicazioni della coda Slowpoke di oro e argento. Dicevo, mentre Buneari cerca di inseguirmi, ci mancano due rami galarnoce e possiamo fare Slowbro, che non è assolutamente male, perché uno dei content dei quali sono più curioso per vedere che cos'è Quick Draw, ammesso che ce l'abbia, però abbiamo anche delle capsule abilità. Questo chi è? Allora, ma però se fosse Booper, sì, se fosse Hidden anche con la capsule abilità non ci fa niente. Ma non penso sia Hidden, non è annunciata come abilità, barattolo di miele di Tuma. No, scusate. La mamma famosa di Taranto. La mamma è Taranto Flame, fai barattoli di miele. Allora, dai, ramo galarnoce. Se no la Wooper senza braccia ti rendi quanto poverino. Mini fungo. Niente ramo galarnoce. Pokémon. Io non ho trovato. Manca l'ultimo. Ne manca uno. No, certo, però stavo cercando i rami galarnoce anch'io. Oh, Scorupi, devi fermare. Buona. Era già vecchio. Allora, qui cosa abbiamo? Abbiamo un Diglett. Nel tronco. Un Diglett. Anghiglia. Un altro Diglett. Ti lo trovare mica la noce anche a te, ma... ma sono random. Io intanto che vi aspetto vi sto cercando. Beh, intanto da pia... Sì, vai da pigliatelo. Il terzo di dopo. Credo sia nel grottame. No, no. Nella grotta ci sono mai stato io. Gira per la pianura dove sei. Infatti lo dici. Ma dov'è? Scusa. Vabbè, c'è. Allora, torno indietro. Cazzo è? Oh! Ce l'hai fatta? Hai evitato al pelissimo proprio. Bigali taff. Dove stracazzo sei? Madonna mi odio. Eccola. Fiero. Piatolo. Dai. Piatolo. Dai. Aspetta, mi metto Forma la tecnica. Mi metto lì. Quello infatti sto controllando live no. Se mi hanno invitato la player card. Ok, perché è arrivato su Pokémon Home? Dicono che li dicono oggi. Vai. O qui ho sulla mail, però la mail non ricordo quella che ho usato per Pokémon. Ok. Ragazzi, mi sa che dobbiamo andare avanti per trovare altri rami, perché penso di aver cercato ogni albero. Penso di aver fatto il cecchino di ogni albero, bimbo. Che io ho fatto, comunque. Ok, allora ti aspetto al dojo. Se riesco a sconfiggere. E ti riesco a paralizzare. Mini fungo, vaffanculo, ci avevo sperato. Siamo a 6, sì, non mi ricordo male. Poff. E ammazzalo, mamma mia. Certo. Giusto per leggere un attimo.
Ma lo zero ora cromatico è, dobbiamo fare i raid di zero ora. Si fanno stanotte. Sì, 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 ha voglia. Grazie, posso... Posso chiedere che skin di bici è quella di Saido? Quella sfavillante, mi pare si ami. Nera sfavillante. Bianca scintillante. È vero, comunque ci sono tanti riferimenti a Johto. È vero, è vero. Sì, anche quelle tue lì assomigliano. Slowpoke, poi Lady Cocche. Sì, bimbi, di. Secondo me fu... Ma non so, let's go ora, gente. L'hai preso il terzo, sì? Sì, sì. Ok. Let's go, Johto. No, ma le Gallernoce non sono Pokéball. No, sono i scintillini. Mira, prima. Diglett. Eccole, ecco. Ora, tutti adesso li trovi. Oh, torna la mira. Diglett. Andiamo, guarda. Diglett. Guarda, guarda, Bosco concentrazione. Among Us, certo. Cioè, prendilo. No, ancora no. Il Bosco, cioè prendiamo la roba del Bosco quando esploriamo il Bosco. La roba buona. Il ventellino, lo chiamo Among Us, che sembra anche bello. E Pepitame. Aspetta, proviamo. Pepitame. No, grande fungo. Aspetta, torno indietro. Pepo, 3393, eh? Cosa scelte Pepo? No, certo, Pepitame. Ok, ci siamo. Ok. Vai, ci sei Pepo? Sì, ci sono. Chiamati Pepo? Sì. Andiamo. Pepozzi. Entro un bici, tanto in posizione. Sì, anch'io, io lo fa sempre Pepo. Ora, che ti sei intrippato con Pepo? Pepo è molto bellino. Mi passi un po' di Esta Pepo? Sì. Esta Pepo? Grazie mille. Aspetta, me lo verso anch'io. Ma Esta Pepo è qualcuno di preciso? Eh? Pepo è un content creator. Ah, sì? Sì. Oi, Saidonia, bentornato. Quello che fra tipo pochissimi giorni è da un anno in live. Ininterrottamente. Ah. Ehi, ma quella è la mia uniforme, l'hai recuperata tutto da solo? Beh, a conduzione familiare, sì, switch. Che figata. Lui. Lui, mamma, babbo, sorella, fratello, tutto. L'hai recuperata tutto da solo? Sì. Hai restituito a sopra l'uniforme. Le coerizie a conduzione familiare. Bella lì, Saidonia. Bella lì, hai superato la prima prova alla grande. Ragazzi, non è colpa nostra se tutti voi nel gioco siete deficienti. Esatto. Siete tutti deficienti. Era una vita che qualcuno non sconfiggeva da solo i tre velocissimi Slow. Non è possibile. Dai tempi di Dante. Boia. Cioè, questa gente sta 20 anni in un'isola e non riuscirà a catturare 3 Slow. Boh, Rosso l'avrebbe polverizzati tutti sti svisti. Voi invece li avete raggiunti ma non siete riusciti a sconfiggerli. Che eh? Pacco. Che pacco. Ma nel senso del pacco del tizio qualcuno. Chissà. Però, dato che comunque... Lei è un po' sdubbiata. Facciamo che posso dire. Okay. Ma chi se ne facciamo che passano tutti quelli che hanno raggiunto almeno uno sdubbio. Cosa vuol dire? Saidonia è troppo un grande. Chiara è troppo una grande. Bene. Quindi per stavolta faccio un'eccezione. L'occasione per tornare in pista. Oh, che generosità! Io non passo comunque. Ah, perché io non la trovo. Ah, io non passo comunque. Okay. Piuttosto Taniuccia. Che fine hanno fatto quei due? Hai ragione, darling. Quei due chi? Venite, Squirtle e Bulbasaur, no. Ok. Strano, che ci sia un riferimento alla prima, non c'è mai. From Canto! Ci sa già cosa si fanno, cosa Charmander, fanno per, Charmander deve arrivare per ultimo. Però perché sugli Charmander acqua, immuni gli acqua e immuni gli erba. Ah, ok. Tutti non erano. Ah, no, perché forse certo. L'hai preso? No, perché non c'è Charmander? Perché Charmander te lo dà già. Alla fine ah, ecco, quindi puoi scegliere. E questi sono Gigamax, però, Ah già, è vero, che stupido. Sì. Qui al dojo ci stiamo prendendo cura di questo Squirtle e questi Bulbasaur. Ma pare che la tua forza li abbia incuriosito. Per festeggiare il superamento della tua prima prova vorrei che prendessi con te uno dei due. Questi piccoletti sono cosa stati vuoi, allenati in modo particolare. Io, vabbè, io Bulba, senso. Ragazzi Bulba, ok, perfetto. No. Che cosa pigli? Io Bulba. Ma come? Ah, ok. Ma hai detto che ti garbava Gigamax a Squirtle. Ah, ok, cioè, è uguale. Tanto, a me Gigamax piace. Tanto me li Gigamax. Anche a me. Tanto c'è la zuppa, Max. Non è un problema, va bene, vai. Piglio Squirto. Blastoise sarà scarso, non sarà forte. Sì. Squedo. Sì. Chat alla mano, voglio un nome per Squirto il figo, eh. C'è un tizio con dei cannoni, quindi... 31 ce n'ha. Allora, mi impegno anch'io, dai. Dai, ragazzi. Dato che c'ha lo sguardo a fattone. Dai, ragazzi. Fatemi vedere. Alexa. Stop. Grazie nickname. Eh no, perché non si sta connettendo. Li stanno mettendo? Te tesoro, sì, li sì. Vedi? Mi dici cosa okay. Scrivo? No, ce l'ho anch'io.
Ginoppo, Bob Marley, è un po' scontato Bob Marley con 31 Lo so, però dei bimbi ci sta. Trentunello! No, ci sta bene invece. Cannolo, Squirtle Sterza ti dicono, che mi dicono. Kensuke Cannoni. Kensuke Mori, bello! Il Masseo. Ok. Pancrazio, Galassi. Galassi è bello, la pinga. Il Cippe, ma il Cippe so che non fuma invece. È vero. E Gischianto, ok, ma più sento Gischianto. Attenzione, lore. Il Dynamax è uno dei misteri dei Pokémon di Galar. Esiste inoltre una forma... Vabbè, le cose che ci hanno già detto. Wow, che lore. Vabbè, basta. La zuppa, Max. Basta. Ok, va bene, ci sono. Cartina lunga. Però c'entrerà... Che Squirtle. Certo, c'ha 31 annoni. Ah. Cartina... La zuppa, Max, per fargli... Ok. C'entra? Lu... Prove, no, tagliagli lo spazio. Sì. Ok, ci siamo. Cosa vuoi fare con cartina lunga? Ci abbiamo in squadra il ventello, la cartina lunga. Allora, abbiamo fare quasi tutto il set. È il gonfio. Ti trovo nel scuolo. Che livello sarà? Il 2 tipo. Squirtle sembra felice che tu l'abbia scelto. Questi piccoletti possono gigamaxizzarsi dopo essersi evoluti due volte. Quindi allena il tuo Pokémon con dedizione. Sì, sicuramente. Il Dynamax è uno dei misteri di Galar. Inoltre esiste una forma molto particolare che è Gigamax. L'aspetto dei Pokémon cambia anche le mosse che hanno a disposizione. Parlando di Gigamax, mi è venuta in mente una cosetta segreta che è la Zuppamax, ok? E io farei anche una distribuzione di Zuppamax qui. E darla in Inteleon, Cinderace. Pertanto ora andiamo in pausa. Mi è venuta voglia di papparmene una. Con... È già il 50? Sì, gli ho dato... Ma qua che cos'era? A 3. Ah, ok. Mi è venuta voglia di papparmene una con dentro una montagna di funghi, Max. È passato un botto di tempo l'ultima volta. Quindi facciamo che per la seconda prova dovete andare a caccia di funghi. Ah, quindi ancora mi sa che non si può usare la zuppa, Max, finché non pigliamo i funghi. Sì. Andate a raccogliere 3 funghi, Max, la chiave del fenomeno Gigamax. Sono rossi e hanno un motivo a spirale. Dovrebbero... Teoria confermata, i vegetali prendono la forza della Dynamax. Sono rossi e hanno un motivo a spirale. Dovrebbero crescere in posti bui e umidi. Quindi bella lì. Cicci. Diamo inizio. Vabbè. Posso non leggere, Master? Ok. Allora io allenerò con amore questo adorabile Bulbasaur. Impegniamoci per diventare forti e non sfigurare di fronte a Squedo. Ok. Mrs. Dojo, se vuole che i Pokémon imparino nuove mosse, lasci fare pure a me. Ok, quindi abbiamo l'insegnamosse. Fatto da caso, Quel ragazzo insegnerà delle mosse ai tuoi Pokémon in cambio di un po' di roccia armatura, ok? La gente mentre sto cambiando le mosse si sta squartando, tipo, io me le... il petto. Me le tengo. Guarda, non pensare io... Me le tengo. Pensa quanto meglio. Me le tengo, ok, le mosse. Cioè, non, le roccia armature. Ma voglio vedere che mosse insegna. Vediamo. 5 roccia armatura a mossa. Campo Pulse, oh cazzo. Ah, sono quelle nuove. Sono quelle nuove, quindi queste le vedrai subito dopo la pubblicità, ok? Dai, sì. Subito, ricominciamo da qui, facciamo cambio caster. La Zuppamax funziona, voglio vedere solo questo. No, ok, confermato, non funziona la Zuppamax. Quindi la Zuppamax dobbiamo... Per la Zuppamax dobbiamo aspettare... Sintesi, Sintesi al... ma chi è? Bulbasaur. Sintesi, crescita, sonnifero... no, non darmi. Boh, 23. Ritirata. Basta. Affanno seme. Beh, non fai dimenticare. Sdoppiatore, no. Solo il raggio. Anche io sto facendo il rebering. Ma mi sa che te ne basta tipo. Ti basta tipo una caramella S. Boh, bella Protect. Sì, infatti, però. Perché è arrivato a tanto così da un altro livello ancora, quindi. E pini pipin? Pioggia danza no. Basta, ti scongiuro. Ok. No. Boh, insieme, no. Wow. Ci siamo. 3-2-1. Com'è bello, Bulbasaur, mamma mia. Guarda che bello, guarda che immagine. Il più bello dei tre di solito. No, secondo me no. Non lo so. Allora, bene. E poi andiamo a evolverlo in Blastoise.
Già danza no. Idrondata no. Getta guscio sì, cazzo. Sì, getta guscio è l'unico modo di usarlo. Shell smash tutta la vita. Ma perché non gli diamo follow? Sì. Ferro scudo no. Eccolo lì, madonna. La meraviglia, sì. La meraviglia. Buona, ma come si fa, ragazzi, a preferire Charizard a questo mostro no, gigante? È un dinosauro rospo cattivo. Boia, cazza con un fiore gigante sulla testa. Ci siamo. Bello, sei. Siamo per fare il Last Wish. Che quello mi garba meno dei tre, tra l'altro. Sì. Sempre detto, ce la faccio. Ti ho invecchiato un po' male. Dinosauro Charizard. Cannon Flash? What? Non me l'aspettavo Cannon Flash. Non avevo imparare Fear Tempesta. Ok, sì. Fear Tempesta ci sta, ma Cannon Flash. Cioè, l'ha sempre imparato, ragazzi, della chat? Penso di sì. Io crescita glielo sto lasciando, ma. Dai, nella storia conta che. Vabbè, no, non hai solar, non hai cosa del sole, quindi metti la posta di solar raggio. Magari. Cosa? Ah, ok. Perché sennò ti prendo due punti. Vabbè, va. Capocciata direi proprio di no. 60 is possible, grazie. Ok, così almeno ce l'abbiamo a 60 anche lui. E pronti. Bene, allora ragazzi, io direi che andiamo 5 minuti in pausa. C'è qui in questo. Eh sì, devi andare nella stanza segreta. 5 minuti in pausa. Facciamo cambio caster e poi andiamo a vederci tutte le nuove mosse del DLC. Quindi andiamo a vederci tutte le mosse e le insegna mosse. Non le insegneremo, faremo semplicemente una carrellata rapida. Poi dopo, quando faremo stasera il team building, stanotte insomma, con più calma. Sono strane, c'entrano tutte coi terreni. Quei terreni, ok, ora le vediamo, ora le vediamo. Ragazzuoli, 5 minuti di pausa, non andate via, perché adesso scopriamo gli effetti delle nuove mosse introdotte in questo DLC, anche se Dario è uscito. No, vabbè, lascio così. Ok, vabbè, sì, tanto li vediamo con un solo gioco, quindi va bene, senti un po' Chiara, rimarrà lì per 45 minuti. Ci vediamo tra 5 minuti, qui, insieme, bacetti, un da braccetti, a tra poco. Ciao.